Buongiorno, do il benvenuto a tutti, per cortesia prego i signori consiglieri di prendere posto, grazie. Allora, grazie. Allora, attendiamo ancora qualche minuto per cortesia. Chiediamo diamo tempo ai consiglieri di prendere posto, di firmare la loro, la loro presenza, così possiamo procedere. E iniziamo la seduta del, del consiglio odierno. Consiglio che ai sensi dell'articolo 4,5 del regolamento del Consiglio Comunale prevede un solo oggetto, un punto all'ordine del giorno. Il tema è Ansaldo Energia, così come richiesto dai... Richiedenti, passo la parola, cedo la parola alla segreteria generale per l'appello, prego dottoressa Orlando, a lei la parola. Grazie. Grazie. Ahimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello. Bevi l'acqua, Bruccoleri ha giustificato l'assenza, Bruzzone Filippo, eh, Bruzzone Rita, Bucci, Cassiba, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, dell'astrologo, Falcone, per ora assente, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, per ora assente, Gozzi, Grosso, Caburra ha giustificato l'assenza, Lazzari, Lodi, Manara, Notarnicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, per ora assente. Arrivato. Okay. Pellerano presente, Pilloni, Russo, eh, Vacalebre, eh, Veroli ha giustificato l'assenza e eh, Villa ha giustificato l'assenza. Viscogliosi, 35. 35 presenti, dichiaro quindi aperta la seduta. Prima di individuare gli scrutatori, vedo prenotati due consiglieri. Per cortesia o di silenzio, prego consigliere Crucioli per mozione d'ordine. Sul mozione d'ordine, come sa il nostro regolamento prego prevede che eh, ci sia una commissione sulle nomine non più tardi di due settimane fa eh, si è riunita questa commissione per dare degli indirizzi per la designazione di un componente del consiglio di indirizzo della fondazione Cassa di Risparmio di Genova Imperia eh, sì, eh, Presidente, no, me lo, no, no lo, eh, lo, lo faccio presente perché è, è successo eh, ho capito, ma, consigliere Crucioli, però non è, eh, è il primo diciamo, consiglio, sul è il primo, punto sì, non è sul punto dell'ordine del giorno né però, però su, guardi, sui lavori sì, né però, sulla legge, né sui regolamenti non so. certo, è un regolamento, è il regolamento che lo no, beh, sì, è però non è al punto dell'ordine sì, del sì, giorno, è il, primo, mi è il primo consiglio utile dopo che è successo questo fatto si è rientra vale. questa, questa commissione Grazie. La Commissione ha dato degli indirizzi al sindaco, due in particolare. Uno, preferibilmente donna. Okay? Secondo, preferibilmente col criterio di rotazione, Vabbè. cioè che non avesse avuto incarichi. Il sindaco ha individuato per la Cassa di risparmio Vabbè. Carige il dottor Pongiglione, che è già Vabbè. stato presidente Vabbè. di Amilcare. il consigliere Brucioli, eh, abbia pazienza. Era l'unico nominativo era l'unico ho Non ha, non ha assolutamente nessuna attinenza con l'ordine del giorno, grazie consigliere Bruzzone per mozione d'ordine. Sì presidente Prego. perché oggi è il 23 di maggio e si ricorda la strage di Capaci, lei mi dirà che Capaci non è né Genova né Liguria, però ci tenevo come dire perché si, si ricorda diciamo la strage di Capaci dove persa la vita Giovanni Falcone, ma anche sua moglie, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, Vito Schifani, eh, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. E quindi io credo, Presidente, che chi ha eh, l'onere e l'onore di sedere in un'istituzione della nostra Repubblica abbia anche il dovere di, quando ci sono queste ricorrenze, aprire una finestra sulla storia e avere, come dire, un momento mh, come dire, di, di condivisione con l'Aula. Colgo anche l'occasione, Presidente, e mi taccio così ho rubato pochissimo tempo, per ricordare che la Commissione che abbiamo chiesto sul monitoraggio dei fenomeni mafiosi ad oggi si è purtroppo riunita una sola volta. E quindi, come dire, esorto nel mio piccolo l'Aula a farsi carico e cercare di colmare questa lacuna per studiare tutti assieme quegli strumenti che possono essere idonei come Comune ad affrontare una delle piaghe più drammatiche della nostra Repubblica. Grazie. La ringrazio, la ringrazio per aver ricordato questa data. E, e, mi, mi dispiace che non questa, questa tematica non sia, venuta in, diciamo, non sia stata portata all'attenzione in conferenza capigruppo che, eh, che ci siamo riuniti poco, poco tempo fa. Comunque la ringrazio per aver sottolineato l'importanza di questa data eh, per la strage dei Capaci che sicuramente, eh, sicuramente è una data purtroppo eh, triste per tutto il nostro Paese. Grazie. Allora procedo adesso a individuare i, gli scrutatori. Consigliere Patrone che ringrazio per la sua disponibilità, consigliera Notar Nicola che ringrazio per la sua disponibilità e consigliere Baccalebre che ringrazio per la sua disponibilità. Ricordo come concordato in eh, conferenza capigruppo che eh, eh, i tempi di contingentamento che sono stati assegnati a ogni gruppo consigliare sono onnicomprensivi dell'illustrazione dei documenti, discussione generale e la dichiarazione finale di voto, eccetto l'illustrazione del documento allegato alla richiesta del monotematico, questo esula dai tempi che abbiamo concordato in capigruppo. Tutti avete, eh, come gruppo consigliare, tutti avete contezza dei tempi che vi sono stati assegnati, che abbiamo concordato insieme. Sul, eh, sul documento che tra un po' andrà ad illustrare eh, il consigliere Ceraudo a, a tema Ansaldo Energia sono stati presentati tre ordini del giorno e dieci emendamenti. Procediamo quindi con la presentazione del documento illustrativo del Consiglio monotematico. Prego a lei la parola, Consigliere Ceraudo. Sì, grazie Presidente. Eh, questo è appunto un documento e un Consiglio monotematico richiesto proprio in virtù dell'emergenza che eh, Ansaldo Energia sta vivendo eh, dopo appunto un eh, quarantennio in cui poi ha ah, Ripartita in maniera forte, perché conosciamo anche le crisi del post referendum nucleare, delle situazioni che poi ha dovuto vivere Ansaldo per ricostruire un tessuto appunto industriale produttivo che è comunque storia della nostra città, storia della nostra città che è in estrema difficoltà eh, proprio perché. Eh, Stiamo vivendo momenti difficili con tutte le varie aziende eh, che eh, si sediano nella nostra città. Conosciamo bene la situazione appunto di Acciaieri d'Italia, perennemente in difficoltà dove oltretutto io lavoro. Sappiamo la situazione di eh, Piaggio Aerospace, che continua a essere commissariata e non trova ancora una visione e, una, e un futuro, sappiamo benissimo comunque le difficoltà che in passato ha dovuto vivere e per fortuna non ora fin cantieri e comunque eh, sappiamo quello che aveva come valore il tessuto industriale del nostro paese come invece oggi eh, e Ansaldo lo dimostra, siamo in difficoltà e quindi ci serve un rilancio ed è per questo che abbiamo chiesto questo monotematico per affrontare un argomento che deve essere eh, un argomento fondamentale e di, e di prospettiva per la nostra città, perché eh, avere questo tipo di posti di lavoro, questo know-how che è fondamentale, bisogna eh, tutelarlo, difenderlo e fare in modo tale di, di essere vicini per poter rilanciare e pressare gli organi istituzionali perché questa venga. Parto con la lettura quindi del, del documento illustrativo. Allora, considerato che. Ansaldo è una società storica nata nel territorio genovese che rappresenta appunto un vero patrimonio industriale e tecnologico e garantisce un valore inestimabile per la nostra città, come appunto detto, che con oltre 175.000 watt installati in più di 90 paesi e circa 3.500 dipendenti, Ansaldo Energia è la più grande azienda in Italia e una tra le principali del mondo per forniture e installazioni del service di impianti e componenti per la generazione di energia, nonché una delle migliori espressioni della tecnologia e capacità innovativa del settore energetico. Appurato che la società è stata fondata a Genova appunto nel 1853 e il gruppo Ansaldo Energia un leader internazionale nel campo della generazione di energia e un attore chiave nella transizione energetica, società appunto partecipata all'80 8% da Cassa Depositi e Prestiti e, e dal gruppo e, e dal, appunto, nazionale che sostiene l'economia italiana dal 1850 e il 12% appunto da Shanghai Electric ed è un operatore integrato a ciclo completo in grado di realizzare centrali elettriche che chiavi in mano e con uso di tecnologie proprie e con le proprie risorse indipendenti di progettazione, costruzione e assistenza. Considerato che il centro produttivo è diviso in tre linee di prodotto, turbina a gas, turbina a vapore, generatori, tutti caratterizzati da tecnologia avanzata progettata a soddisfare le esigenze più complesse dei clienti in termini di efficienza, affidabilità ed impatto ambientale. Appurato che Ansaldo Energia propone contratti che spaziano dalla coprogettazione ai centri appunto, complete a partire dalla, sc dalla scelta del sito fino al project management come EPC control, dalla costruzione di turbine e generatori alla fornitura di parti di ricambio di di interventi appunto di service fino alla manutenzione sui componenti di tecnologia propria e indipendente. La società vanta inoltre una presenza strategica nel settore dell'energia rinnovabile e in quello del nucleare attraverso una società controllata Ansaldo Nucleare. Considerato che, visto la crisi aperta e gli scioperi dei lavoratori che si è ottenuto in accordo con un nuovo impianto di... E di formazione che coinvolgerà 1644 lavoratori tra quadri, impiegati e operai. Il programma sarà avviato appunto, è già stato avviato quindi da marzo del 2023 e si concluderà a luglio appunto del 2023, ed è per questo che bisogna poi portare avanti delle, eh, delle, delle politiche sul lavoro. Il, eh, compresa appunto l'orario dell'azienda, recupererà dal fondo nuove competenze il 60% della retribuzione e il 100% dei contributi, appurato che gli obiettivi sul fronte industriale sono il rilancio di Ansaldo Energia, si basa sullo sviluppo di Ansaldo Green Tech e di Ansaldo Nucleare che ha anche attraverso possibili joint ventures e partnership industriale nel programma nazionale e internazionale, in piano appunto eh, punta infatti sulla valorizzazione del patrimonio tecnologico nel segmento tradizionale delle turbine a gas e apre alla, alla ehm, diversificazione attraverso importanti investimenti nelle energie rinnovabili e nel nucleare. Appurato che non ci sarà un chiaro piano industriale, il rilancio della società rischia di uscire dal mercato, considerato che nel corso della seduta appunto del 20 di marzo nella commissione sesta crisi industriale al saldo è stato licenziato un documento a sostegno dei lavoratori dell'azienda e nello scorso Consiglio si è stato anche votato, questo lo aggiungo io, eh, un ordine del giorno, si impegna il Sindaco La Giunta a garantire la sua presenza in collaborazione con la Regione nei tavoli istituzionali in difesa appunto del sito produttivo genovese, a sostenere i lavoratori la, e eh, le lavoratrici di Ansaldo Energie e a partecipare alle iniziative volte alla difesa dei posti di lavoro, a monitorare tramite l'assessorato di competenza allo sviluppo e a attuare un piano industriale. Lo sviluppo per attuare un piano industriale. Grazie consigliere Ceraudo. Passiamo adesso all'illustrazione degli ordini del giorno e poi a seguire degli emendamenti. Partiamo con, con il primo ordine del giorno, quello presentato eh, primo proponente, il consigliere Barbieri firmato da tutti i capigruppo della maggioranza. Prego, consigliere Barbieri, a lei la parola. Buongiorno Presidente, grazie. L'ordine del giorno che mi accingo a presentare parte dall'esigenza di essere forse scomodi e provocatori, ma sicuramente lucidi e consapevoli di quelli che sono gli sviluppi internazionali riguardo i mercati energetici e, e l'occupazione industriale che da qui a 30 anni concorreranno alla famigerata ed ancor poco compresa transizione energetica. Parliamo quindi di energia nucleare e portiamo in aula un tema da maneggiare con cura, ma che a gran voce ci sta chiamando a fare con esso i conti. Se è vero infatti che l'Unione Europea e quindi l'Italia si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, è vero che ad oggi, nonostante i grandi investimenti nazionali, L'uso esclusivo di fonti rinnovabili quali eolico e fotovoltaico su tutti riescono a produrre circa 100 terawattora sui 650 che si prospetta serviranno a soddisfare il fabbisogno nazionale al 2050. Impensabile, dunque, arrivarci con pannelli solari e pale eoliche, considerando anche l'impaccio nel quale queste soluzioni si trovano, considerando le tematiche legate al paesaggio e allo spazio di cui queste necessitano. Arriva dunque il momento di considerare l'energia nucleare come valida alternativa di un gustoso mix energetico che sia in grado nel tempo di accelerare l'indipendenza dalle fonti fossili. E qua consta il secondo punto dell'impegnativa, considerando che ben 12 Paesi membri dell'Unione Europea stiano già cooperando allo sviluppo della tecnologia in questione e che già fornisce circa il 25% del fabbisogno europeo annuo di energia elettrica. Per questo motivo si chiede al sindaco di proporre al governo di rivalutare il nucleare nel mix energetico nazionale. Dopodiché però verrebbe da chiedersi come mai in un consiglio comunale qualunque tra i 7.901 comuni d'Italia ci sia la necessità di dibattere riguardo al tema in oggetto. La risposta è molto semplice, è quella di Ansaldo. Dopo un freddo inverno, più figurato che climatico, in cui oltre 3.500 lavoratori e famiglie hanno visto sempre più da vicino il rischio della perdita del posto di lavoro a causa del fallimento fortunatamente scongiurato in extremis della più rinomata azienda genovese del comparto industriale, il dibattito sul nucleare trova naturalmente spazio nel contesto del nuovo piano industriale che prevede lo sviluppo della controllata ansaldo nucleare che fino al referendum del 1987 si apprestava leader nazionale nel settore e che fortunatamente non ha mai smesso in ambito europeo e internazionale, si veda il programma Alfred in Romania, si vedono i progetti sulle small modular reactors: di fare RD sul tema. In virtù di ciò, in virtù del glorioso passato che vedeva Genova capitale italiana del nucleare, in virtù delle sfide future sulla transizione energetica, si impegna al primo punto il Sindaco a farsi promotore nelle opportune sedi, del rilancio della ricerca tecnologica ed industriale sull'energia nucleare, per via del potente volano economico che la riattivazione della filiera potrebbe avere per la città di Genova, in termini di rilancio imprenditoriale e di sviluppo occupazionale, anche per via di tutto l'indotto che si andrebbe a generare, considerando le produzioni, le forniture e i servizi indispensabili ad un vero rilancio in ambito non solo europeo, come già definito tuttavia dall'eurocommissaria Aston e Kadri Simpson, ma addirittura globale. Il mondo è grande, signor Presidente, e non è solo l'Italia. E se per varie ragioni non costruiremo ancora reattori sul nostro suolo, sarebbe invece opportuno prepararsi a portare nel mondo il genio italiano, genovese, con la nostra industria e la nostra tecnologia. Grazie. Passiamo adesso all'illustrazione del secondo ordine del giorno, quello presentato sempre dai capigruppi di maggioranza. Primo firmatario, il consigliere Bertorello. A lei la parola, prego. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti, buongiorno Sindaco. Eh, vado direttamente alle conclusioni. La domanda che ci poniamo oggi è che cosa può fare il Consiglio Comunale per eh, Ansaldo Energia. Le premesse sono ampiamente condivisibili anche del documento con cui è stato chiesto questo Consiglio monotematico. Io credo che oggi la politica non si debba dividere su un tema di politica industriale che riguarda non solo la nostra città, la nostra regione, ma che riguarda tutto il paese Italia e non può fare a meno di un saldo energia. Sulla crisi potremmo parlare ore sul perché Assaldo Energia si trova in questa situazione. Ora con una battuta detta in avvocatese. Mi viene da ridere quando leggo degli stipendi di alcuni top manager che non hanno portato alcun risultato e che poi hanno fatto anche carriera. Qua Assalto Energia mi risulta da interlocuzioni, è una realtà che conosco ancora bene: che lavori su commesse che sono state ancora conseguite dall'epoca di Zampini. parliamo di oltre o quasi dieci anni fa, eh, io sono figlio di un dipendente Ansaldo, se ho potuto studiare, come ho ripetuto più volte in questa aula, lo devo, anche e soprattutto all'Ansaldo Energia, però noi oggi che cosa possiamo fare? Allora è inutile tergiversare e attribuire competenze che il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco non hanno per legge, però dobbiamo prendere un impegno ben preciso. Io ho voluto, devo dire, in assoluta... Eh, come posso dire? Eh, in collegamento con quello che è stato anche il documento e che è il documento illustrativo presentato dai gruppi di minoranza, perché qui torno a ribadire non ci possono essere divisioni, deve governare il buon senso quest'Aula e il dibattito odierno. E allora noi semplicemente chiediamo al sindaco e, e all'assessore Mascia che ringrazio anche attraverso i nuovi strumenti di cui si è dotato il Comune di Genova come il tavolo tecnico del lavoro, di monitorare e poi riferire alla competente commissione consigliare l'andamento e quanto il management di assalto seguirà il piano industriale del 30 marzo. Questo noi vogliamo sapere. Parlare del passato ha un senso, ma di revisione. Dobbiamo guardare al futuro. Quindi quello che interessa a noi che rappresentiamo i cittadini genovesi... E che sia assolutamente garantita e possibilmente diciamo implementata con nuove commesse l'occupazione. Genova, in Liguria, in tutto il paese e anche all'estero, a saldo delle branch degli Emirati Arabi, eh, ne aveva in Iran prima che scoppiasse eh, nuovamente. Eh, la, la guerra o comunque eh, le tensioni geopolitiche che eh, purtroppo si verificano ciclicamente in quelle zone. Quindi è necessario che l'assessore competente, riferendo poi al sindaco e al Consiglio Comunale, la competente attraverso la Commissione Consigliare, monitori assolutamente quanto verrà dato seguito al piano industriale e per noi la priorità è che attraverso l'acquisizione di nuove commesse e ricordiamo che soprattutto sulle turbine a gas Ansaldo ha ancora un know-how e dei brevetti che, so, che sono eh, strategici e fondamentali, concorrenziali. Quindi per quello dico è impossibile che questa benedetta azienda non riesca a portare del lavoro a casa che permetta di pagare gli stipendi, di garantire l'occupazione. Attuale e possibilmente di implementarla. una volta ai miei tempi, vent'anni fa, quando mi sono laureato io, i giovani ingegneri, i miei coetanei, uno, una delle prime aziende dove trovavano occupazione e parlo anche dei periti e, 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 degli operai, dei ragazzi che avevano altre competenze, e ragazzi, trovavano occupazione in assaldo energia. C'era un saldo STS che poi è stato ceduto ai taci, quello è un'altra. Provava un'occupazione lì. Non è possibile che un'azienda come Ansaldo, e non è l'unica, poi potremmo aprire una parete su Banca Carige, non è oggi, che non si chiama più così, non è oggi l'argomento all'ordine del giorno. Che dia occupazione ai nostri giovani. Ecco, io non vorrei che quegli ingegneri miei coetanei che oggi hanno tra i 40 e i 50 anni e con dei figli a carico siano costretti a perdere il posto di lavoro o comunque per mantenerlo a emigrare e Andare via da Genova perché il management non è in grado di assolvere alle funzioni per cui è pagato. Perché i presupposti ci sono. Signori, qui, a differenza di ILVA che ha altri problemi, sulla sala energia sono sicuro, sono sicuro, lo potranno confermare anche i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori. I presupposti ci sono tutti. Il capitale pubblico è stato iniettato nell'azienda ed è previsto dal piano industriale. Cassa, depositi e prestiti a. Ha, pre, ha fatto da azionista di maggioranza quello che gli è stato chiesto di fare, ora il management deve fare quello per cui è pagato. Quindi noi chiediamo assolutamente che ci sia questo monitoraggio con questo ordine del giorno, che assolutamente queste, questa strategia industriale che è stata definita il 30 marzo sia condivisa con la comunità politica locale e con i cittadini genovesi. Noi vogliamo vedere nel più breve tempo possibile l'attuazione di questa strategia al fine di, ripeto, salvaguardare e incrementare l'occupazione. Grazie. Passiamo adesso al terzo ordine del giorno, quello presentato dai capigruppo eh, di minoranza. Lo illustra il consigliere Pandolfo. Prego, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. 2.420 dipendenti diretti a Genova, 2.220 di Ansaldo Energia, 140 di Ansaldo Nucleare, 60 di Ansaldo Green Tech un dato a stamattina. Oltre 10.000 eh, dipendenti indiretti nel nostro paese. 30.000 metri quadri a Cornigliano e eh, la sua invece sede storica con le sue officine che sono dimensionalmente 4-5 volte la sede di Cornigliano eh, eh, in termini di grandezza ma soprattutto in termini di valori, di tradizioni e dove si può respirare l'area di una fabbrica, quella di campi. Sono questi i numeri di lavoratori e aree del sito produttivo di Ansaldo Energia che sono il cardine dell'attenzione politica e amministrativa che oggi deve avere questo comune nei confronti del, del, eh, del consiglio monotematico su Ansaldo Energia che abbiamo richiesto. L'attenzione di questo consiglio all'azienda, all ai lavoratori, alle lavoratrici e eh, verso il messaggio che possiamo dare oltre i confini della nostra città. Al ministero del Made in Italy, del fatto in Italia, collega Falcone, eh, per iniziare con le contraddizioni appunto che esistono, eh, Falcone, perché è Fratelli d'Italia, ci ha imposto in qualche modo la traduzione. Eh, dalla lingua inglese a quella italiana di qualunque eh, oggetto noi si tratti e quindi eh, dico che il, il, eh, il ministero che loro hanno voluto chiamare del Made in Italy io lo chiamo fatto in Italia per non incorrere nelle multe che sono già tante a carico dei genovesi. E allora, eh, fonte del sole 24 ore del 14 maggio 2023, al ministero del, del fatto in Italia eh, c'è ancora il tavolo aperto per Ansaldo Energia definito tra i tavoli di crisi. Ma quello eh, speriamo, come rappresentava ora bene il collega Bertorello a mio giudizio, è un tavolo che eh, speriamo possa eh, eh, diciamo, vedere nella collaborazione tra il management e le istituzioni, certamente quella che c'è e che hanno già dimostrato i lavoratori, eh, di uno sguardo che guarda eh, verso una situazione che deve volgere e speriamo eh, positivamente. Eh, per questo, proprio con la prima impegnativa del nostro documento che abbiamo presentato, chiediamo di difendere eh, il sito produttivo eh, genovese per farlo crescere non solo eh, eh, ovviamente qui da Genova, ma nei confronti di tutto il mondo e, come vi dicevo, rispetto ai numeri che anche i lavoratori indiretti possono beneficiare, non solo quelli diretti. Serve un protagonismo della città. Serve prima di tutto a Roma per offrire occasioni di crescita e di sviluppo e per sostenere i lavoratori e le lavoratrici di Ansaldo Energia e partecipare alle iniziative che, devono vedere, eh, che li devono vedere impegnati e eh, ai quali noi saremo al fianco per la difesa eh, dei posti eh, eh, di lavoro. Ha voglia raccontare che la nostra città eh, può arrivare a 40.000 posti di lavoro se non più i 30.000 del precedente ciclo amministrativo eh, se non iniziamo a tutelare quelli che già oggi esistono. Quindi questo è sicuramente il primo impegno, ma direi imperativo più che impegno. Eh, quindi era giusto anche il quesito che eh, poneva il collega Bertorello. Qui dobbiamo interrogarci rispetto a che cosa può fare il Comune di Genova per Ansaldo Energia. Può mettere in moto azioni politiche, e non è una parolaccia, eh, può, come quella che ho appena descritto, quindi fare pressioni eh, verso il governo eh, affinché quel tavolo che è aperto eh, produca eh, dei risultati, produca dei fatti tangibili, delle occasioni di crescita eh, e deve poi mettere in atto azioni amministrative. Un'altra azione politica. Eh, che è quella certamente di monitorare tramite l'assessorato di competenza, che è quello dello sviluppo economico, l'attuazione del piano industriale. Fare questo significa che il piano che è in gestazione, che è eh, stato presentato insieme alla ricapitalizzazione, eh, veda un contributo del comune fattivo alle occasioni che Ansaldo Energia può realizzare, eh, nel, nel senso estremamente pratico. A valle del piano industriale, le azioni amministrative per operare attraverso i necessari assessorati, perché non è detto che solo lo sviluppo economico eh, possa agire, anche l'urbanistica mi viene in mente, coinvolti per agire con tempestività con tutti i provvedimenti necessari per agevolare quel piano. Ad esempio, nel giugno del 2017 le tanto vituperate amministrazioni di sinistra hanno aperto un nuovo stabilimento produttivo. A Cornigliano 30.000 metri fiammanti, quadri fiammanti per fare le turbine. Il 18 settembre 2018 si imbarcava su una nave a poco più di un anno dal taglio del nastro una turbina a gas destinata al cantiere, ad un cantiere eh, a sud-est di Tunisi. Ecco, questi sono i risultati di sviluppo che la nostra città deve portare. Vogliamo vedere treni. Si muovono sui binari attraversano la nostra città, anche autotreni ancora sulla gomma, qualcosa deve rimanere: che trasportano le turbine e le navi che escono magari dalla nuova diga, magari ben progettata, magari sicura. E invece vediamo dei gran carrelli della spesa. Anche domani, se non sbaglio, c'è un'inaugurazione di un altro supermercato. Noi vogliamo che i carrelli pieni siano quelli dei dipendenti di Ansaldo Energia che possono consentire di far crescere la nostra città. Quelli vogliamo che siano carrelli pie. Allora, arrivo a dirvi che vogliamo anche che ci siano dei fuochi d'artificio quando Fe Genova festeggia una nuova commessa per la sua industria, sia quella di Ansaldo Energia che di tutta l'industria che dobbiamo sostenere da qui dentro, verso l'esterno, verso il mondo, perché Genova ha le sue eccellenze da poter valorizzare. E ancora sul piano politico, a farsi parte attiva con il governo affinché Ansaldo Energia rappresenti un'eccellenza di cui il Ministero del Fare in Italia e gli altri di Casteri si dotino nel sostegno all'industria nel territorio nazionale e all'estero, perché quella turbina che nel 2018, la prima che è partita da Genova, è andata in Tunisia. Ecco, allora, coi governi eh, tanto vituperati, si facevano quelle cosiddette missioni in cui eh, le aziende dello Stato, le aziende italiane, le aziende che stanno sul territorio nazionale vengono portate in dote eh, all'estero dai ministri dello sviluppo economico, in questo caso da quello delle imprese eh, 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 che ho appena citato. Ecco, queste sono le azioni che noi chiediamo, quindi azioni amministrative e politiche, che noi possiamo agire da qui chiaramente dando il sostegno oggi eh, ad Ansaldo nella sua azione industriale di rilancio, sia nel tradizionale sviluppo delle turbine a gas che necessita di una capacità che porti al rafforzamento del centro di ricerca e del know-how di competenze che la società è sempre stata capace di esprimere e che deve continuare a poter esprimere, sapendo che l'Italia dal punto di vista energetico deve anche compiere quella transizione che noi stiamo ricercando e che si dovrà realizzare attraverso un contributo progressivamente decresc decrescente e eh, alla fine speriamo residuale di gas per ridurre drasticamente il contributo delle fonti fossili nel mix energetico del paese, ma non precludendosi la capacità di ricorrere anche all'energia nucleare per garantire al Paese la piena autonomia energetica. E dunque attraverso le sue controllate Ansaldo eh, Nucleare e Green Tech, l'azienda, col supporto del Comune di Genova, deve farsi parte attiva con il Governo per considerare l'opportunità strategica di intensificare la ricerca sul nucleare dico ovviamente di quarta generazione, favorendo l'incontro delle migliori competenze che esistono in Ansaldo, in campo ingegneristico nucleare, in campo tecnico, tecnologico industriale per accelerare questo processo di transizione di cui tanto parliamo, energetica, di decarbonizzazione dell'industria energivora e di assicurare al Paese una sicurezza energetica necessaria per lo sviluppo eh, che è sia civile che economico. Credo che queste siano delle, alcune delle risposte. Ho cercato di eh, evidenziarle tutte. Abbiamo cercato con questo documento di tutte le azioni politiche e amministrative che un comune, che il comune di Genova, può mettere in atto. Quindi, eh, ovviamente, nel territorio cittadino per salvaguardare i lavoratori e garantire la produttività di quelle aree fondamentali per la città, e eh, logicamente fuori dai confini per creare delle occasioni di crescita per Ansaldo Energia, ma soprattutto per la città di Genova. Grazie. Passiamo adesso all'illustrazione degli emendamenti. Il primo emendamento è quello presentato dal consigliere Ceraudo, che però mi pare già di aver eh, acquisito durante la sua illustrazione del documento, mi corregga se sbaglio. lo do già per letto perché è già stato inserito nel, nella versione mandata, emendata. Okay. Sì, è stato inserito diciamo, oralmente perché comunque è un, a tutti gli effetti è un emendamento che, che, che lei ha presentato e quindi poi andrà dopo la votazione eventualmente a modificare il testo originale. Passiamo adesso agli altri emendamenti. Quelli presentati dai eh, gruppi della maggioranza li eh, presenterà il consigliere Gozzi. Prego, a lei la parola. Grazie Presidente, quelli che vado a presentare sono appunto tecnicamente nove emendamenti al documento illustrativo. Eh, sono a tutti gli effetti un'integrazione del documento illustrativo, sono corposi ma non vanno certamente a snaturarne nel senso, nei contenuti e li illustrerò unitamente a qualche considerazione di carattere. Più generale, anche in ragione del contingentamento dei tempi che mi impone di anticipare qua qualche considerazione che avrei fatto magari in discussione generale. Eh, come dicevo, sono int integrazioni al documento, quello risolutivo, di fatto, eh, del Consiglio, che dovrebbe essere il documento centrale di questa nostra seduta monotematica, e abbiamo deciso di lavorare in questo modo con le integrazioni per due ordini di motivi. Il primo. È che eh, riteniamo l'impostazione che è stata data condivisibile e eh, ci dà l'occasione di portare in quest'Aula un tema che è quello della politica industriale, che troppo spesso è eh, ignorato nel dibattito delle assemblee elettive del nostro Paese a fronte invece di un processo di deindustrializzazione ormai decennale, pluridecennale del nostro Paese e della nostra città. E se abbiamo un'occasione oggi, eh, in secondo luogo, è quella di alzare un'istanza unanime e condivisa perché la situazione di Ansaldo Energia sia considerata centrale nella politica industriale del nostro paese con l'urgenza e con l'attenzione che merita. Ora poi ognuno farà le sue valutazioni circa eh, il fatto che un pronunciamento eh, del Consiglio comunale, della Sette città, città italiana, in questo senso, possa servire a nulla, possa servire a poco, oppure possa servire a molto, ma di certo noi oggi ne abbiamo l'opportunità, ma ancora di più io credo ne abbiamo la responsabilità e il dovere. Abbiamo dunque lavorato a eh, delle proposte di integrazione e di implementazione che vado ad illustrare partendo eh, dalle prime due, che in maniera molto limitata vanno ad integrare le premesse che il consigliere Ceraudo ci ha letto ed illustrato. Eh, in primis, eh, laddove eh, giustamente si eh, fa presente il valore inestimabile per la nostra città dell'azienda, eh, aggiungeremo per l'intero Paese, vista la rilevanza nazionale che questa azienda indubitamente ha. In secondo luogo, nel, secondo, eh, nel testo del considerato che eh, ci sembra giusto, accanto alla quantificazione dei dipendenti in 3.005, ehm, evidenziare che il dato comprende l'indotto, questo eh, non tanto per precisione, ma anche per eh, dare il giusto risalto a un altro aspetto che è quello dell'indotto, che ha sicuramente coinvolto nell'urgenza e nelle preoccupazioni di cui cerchiamo di farci carico in qualche modo oggi. Ehm, il terzo emendamento eh, si basa sull'emendamento a sua volta che il consigliere Cerauda ha presentato rispetto alla correzione della compagine sociale che è stata fatta. Eh, rispetto al testo originario. Eh, quindi occorrerà poi che ci mettiamo d'accordo rispetto a quale emendamento viene votato, eventualmente viene accettato ehm, per essere integrato nel testo finale. L'unica cosa che faccio eh, presente è che ci terremmo che ci fosse eh, l'addizione alla vigilia dell'ultimo processo di ristrutturazione perché questa compagine sociale è quella che, eh, finito il processo di ristrutturazione, probabilmente sarà diversa. Probabilmente sarà diversa e questo pone il tema, eh, l'ulteriore esigenza di... Eh, cercare nuovi partner industriali per un saldo energia in vista di una eh, prospettiva di business combination che sicuramente, vista la natura dell'azionista di maggioranza attuale che è Cassa Depositi e Prestiti, sarà sicuramente eh, un'urgenza per questa azienda e per il nostro Paese. Un po' più denso è l'emendamento che va ad illustrare il quarto, che va ad integrare i contenuti del documento illustrativo laddove eh, si parla del, delle tre linee di prodotto del centro produttivo di Ansaldo dove noi eh, andiamo ad eh, evidenziare come eh, il punto di forza di particolare importanza il core business dell'azienda è la costruzione di turbine a gas, nel cui campo la posizione di leadership dell'azienda anche in campo internazionale è stata confermata a febbraio 2023 dalla firma di un contratto del valore di 160 milioni di euro con il più grande produttore di energia elettrica dell'Azerbaijan per la fornitura di quattro turbine a gas. Ci sembra importante rilevare questo aspetto per eh, sottolineare la rilevanza del gas eh, nella, ehm, nella, nelle dinamiche che stiamo, che stiamo affrontando. Con il mercato italiano bloccato, sicuramente occorre guardare a quello internazionale, tuttavia lo faremo poi. Nelle nostre proposte di modifica all'impegnativa ci sembra anche opportuno ricordare che la conversione a gas delle centrali elettriche prima o poi ci sarà e che quindi occorre chiedere al governo di lavorare anche per lo sblocco delle commesse che erano state impostate nel corso del, eh, dell'anno del, del 2022 e eh, dell'anno precedente. Ehm, puntare l'attenzione sul business del gas ci sembra anche opportuno perché se la ricapitalizzazione dà una risposta al presente di Ansaldo. E se il nucleare e le energie rinnovabili, le energie rinnovabili sono eh, una possibile risposta per il futuro di Ansaldo, il breve e il medio periodo non può che trovare risposte da quello che è ancora il core business di Ansaldo e che è appunto il gas. Il gas rimarrà ancora al centro delle nostre politiche energetiche per una decina d'anni. La commessa che è stata ottenuta in Azerbaijan... È la strada da seguire perché nell'immediato, nel, nel breve e medio periodo, Ansaldo possa ottenere commesse robuste e pesanti che sono eh, la risposta alla, al suo, alle sue necessità di sopravvivenza e di rilancio. In questa ricerca Ansaldo non può essere lasciata sola e sappiamo quanto le relazioni internazionali governative contino in, in questo senso. Vengo al quinto emendamento dove eh, i consiglieri proponenti parlano giustamente del piano di formazione che si è ottenuto nel corso di, eh, di quest'anno, eh, grazie anche alle mobilitazioni dei lavoratori, in uno scenario di crisi aperta, eh, andiamo, vabbè, una, una correzione formale rispetto al fatto che sarà avviato a marzo, eh, quindi diciamo un aggiornamento rispetto a quanto è stato scritto nel testo, ci preme ancora di più però eh, aggiungere alcuni altri passaggi molto importanti che nel corso del 2023 sono stati raggiunti grazie alle mobilitazioni dei lavoratori, grazie a chi ha lavorato alla situazione di Ansaldo, innanzitutto l'apertura del tavolo Presso eh, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, che ha significativamente contribuito a porre al centro dell'agenda governativa la situazione di Ansaldo, il fatto che dal primo aprile si è incarica un amministratore delegato, un nuovo amministratore delegato dell'azienda, Fabrizio Fabbri, che è un manager di lungo corso nel settore dell'energia, e questa non era una cosa scontata, è stata una rivendicazione soprattutto di parte sindacale il fatto che l'amministratore delegato non venisse tanto dal mondo della finanza quanto da quello del settore dell'energia e che questa fosse. Una, eh, un elemento imprescindibile per guardare al futuro eh, con fiducia. Poi ovviamente la ricapitalizzazione, l'aumento di capitale per Cassa pari a circa euro 580 milioni, di cui è già stato, eh, che è già stato citato in quest'Aula prima e che, ha portato, che è stato annunciato assieme al nuovo piano industriale 2022-2027 e come dicevo poi ehm, l'accordo sul piano di formazione che è stato opportunamente evidenziato dai consiglieri proponenti. Eh, sono dei passi avanti che eh, hanno permesso di eh, stabilizzare in qualche modo il presente. Tuttavia, la vera sfida, e qui vengo all'emendamento successivo adesso, è quella di un nuovo piano industriale, che sia in grado di garantire la competitività dell'azienda sul mercato internazionale, il rilancio della società e carichi di lavoro e commesse adeguate. Questa è un'altra addizione che intenderemo inserire e anche qua ci teniamo ad affiancare al fatto evidenziato dai consiglieri proponenti che sul fronte industriale. Gli obiettivi si basino sul rilancio, su cui si basa il rilancio siano il nucleare e eh, le energie rinnovabili, ma ci teniamo a rimarcare che questo deve avvenire accanto alla messa in sicurezza del business tradizionale perché riteniamo che da lì vengano le risposte più immediate di cui abbiamo bisogno. Ehm, veniamo poi al successivo emendamento dove giustamente si fa riferimento al fatto che senza un chiaro piano industriale di rilancio la società rischia di uscire dal mercato. Ci sembra opportuno evidenziare come sarebbe un errore considerare il rafforzamento patrimoniale e finanziario come una svolta decisiva e non come il punto di partenza di uno scenario che deve vedere tutti gli attori coinvolti impegnati nel garantire all'azienda competitività e prospettive di crescita probabilmente questa fase è una sfida ancora più ardua e ancora più importante del rafforzamento patrimoniale e qui è il Governo in particolare a doversi fare garante di un percorso necessario a garantire il futuro industriale di Ansaldo eh, anche mediante l'aggiornamento del tavolo ottenuto dalle parti sociali e di cui parlavo prima e qui noi inseriremmo eh, un ulteriore elemento di allarme e di urgenza che ci sembra opportuno eh, evidenziare che è, quella, che è la necessità di fermare al più presto e di invertire le dinamiche di fuoriuscita rilevanti e qualificate professionalità che in ragione del momento difficile dell'azienda hanno portato altrove le proprie competenze. Venendo poi all'impegnativa e rimarcando che la strada del rilancio richiede ora il massimo e sinergico impegno da parte di amministrazioni locali, parti sociali e lavoratori perché si alzi un'autorevole unanime istanza alla collaborazione fra governo, cassa depositi e prestiti e dirigenza dell'azienda, come dicevo all'inizio, veniamo all'implementazione delle impegnative dove eh, dove eh, andiamo ad implementare il documento illustrativo presentato dai proponenti chiedendo, impegnando il sindaco e la giunta, a garantire la loro presenza in collaborazione con la regione nei tavoli istituzionali in difesa del sito produttivo genovese, sostenendo le lavoratrici e i lavoratori di Ansaldo Energia, partecipando alle iniziative in volte alla difesa dei posti di lavoro e alla definizione e attuazione del nuovo piano industriale. A continuare ad attivarsi perché, eh, a fianco delle parti sociali, il governo assicuri la strategicità dell'azienda. Nel piano energetico nazionale per la transizione, perché lavori all'avvio delle commesse nazionali bloccate nel corso del 2023, perché affianchi, come dicevo prima, l'azienda nella definizione di partnership industriali anche in campo internazionale. E qui l'esempio dell'Azerbaigian ci sembra che calzi a pennello. A monitorare perché il piano industriale sia in grado di valorizzare l'azienda, di garantire la competitività di mercato, infine ad attivarsi perché il governo sostenga gli sforzi di Ansaldo Energia definendo le politiche industriali mirate e corrispondenti agli obiettivi aziendali da raggiungere. In tutte le principali economie avanzate esistono piani strategici di medio e lungo periodo a supporto dell'industria e anche attraverso l'individuazione selettiva di aree di intervento ritenute chiave per la crescita. A questo eh, questo viene perseguito. A noi sembra che una di queste debba necessariamente essere Ansaldo, debbano essere gli obiettivi aziendali di Ansaldo che vanno sostenuti attraverso le politiche industriali opportune da parte del Governo. Da troppi anni la politica industriale è marginale nell'agenda governativa italiana ed è l'ora che torni ad essere centrale. Ne va del futuro del nostro Paese e, per quanto riguarda noi, ne va del futuro di Ansaldo e quindi della città di Genova. Queste sono diciamo, le integrazioni che noi abbiamo fatto al documento affinché possa essere in larga misura unanime e condiviso, integrazioni che sono ovviamente a disposizione del dibattito consigliare, al di là del fatto che poi saranno sottoposte a votazione a maggioranza per essere eventualmente riviste o integrate anche eventualmente in separata sede, ma eh, con, avendo come obiettivo e come priorità quella di alzare un'istanza il più possibile forte e condivisa oggi da questo Consiglio Comunale rispetto a quello che ci attendiamo per il futuro di Ansaldo e per il futuro della nostra città. Grazie. Terminata l'illustrazione dei documenti, chiedo se ci sono interventi a questo punto in discussione generale. Consigliere Eime. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Doveroso fare un piccolo excursus storico di Ansaldo. L'Ansaldo venne costruita nel 1853. Aspetti un attimo sì. consigliere mi pare che siamo un po' alle solite, c'è cioè un po' troppo brusio per permetterle comunque di esporre compiutamente il suo intervento. Prego. Grazie presidente. L'Ansaldo venne costituita nel 1853 quando il giovane Giovanni Ansaldo ricevette l'incarico da Camillo Benso Conte di Cavour di rilevare lo stabilimento italiano di Taylor e Prandi. Nei suoi cento e passa anni di attività, l'Ansaldo ha poi contribuito a far diventare la nazione una delle principali potenze manifatturiere a livello mondiale. In Ansaldo si costruivano aerei, navi, locomotive, automobili, macchine per la generazione del vapore, eccetera, eccetera. In seguito alla Grande Depressione del 1929, che penalizzò fortemente l'economia mondiale nella prima metà degli anni 30, e all'incapacità dell'azienda di riconvertire la propria produzione bellica a quella civile, l'Ansaldo non si potesse sottrarre al fallimento nel 1932. Nel 1948 l'Istituto per la Ricostruzione Industriale affidò la gestione della società Ansaldo a Finmeccanica, che nel 2017 prenderà il nome di Leonardo. Nell'agosto del 2022 la direzione aziendale di Ansaldo ha comunicato che l'azienda è entrata ufficialmente in una situazione di pre-fallimento con i debiti che... Superano... Eh, mi scusi consigliere me, no, no, non è possibile. Cioè, eh, lei parla e c'è gente che gira, parla con altri colleghi, eccetera. È anche una mancanza di rispetto nei suoi confronti in questo momento, ma anche nei confronti di altri se la cosa dovesse ripetersi. Per cortesia chiedo ai signori consiglieri... Ecco di, di mantenere un certo silenzio. Grazie, prego, consigliere Me. Prosegua. Grazie pure. Presidente, grazie. Nell'agosto del 2022 la direzione aziendale di Ansaldo ha comunicato che l'azienda è entrata ufficialmente in una situazione di prefallimento con i debiti che superano i ricavi di centinaia di milioni di euro. Il 30 marzo di quest'anno, 2023, il Consiglio di amministrazione di Ansaldo Energia ha approvato un nuovo piano industriale 2022-2027 che punta sulla valorizzazione del patrimonio tecnologico e di competenze dell'azienda. Oggi è quindi di vitale importanza che tutte le istituzioni collaborino per, per agevolare l'attuazione di questo piano, specialmente per tutelare il diritto al lavoro dei suoi dipendenti. Grazie. Consigliere Pilloni. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, saluto il Sindaco e tutti i colleghi. <ride> Ansaldo Energia ha segnato un passaggio importante nella storia industriale italiana e genovese e dobbiamo credere che continuerà ancora per molto a rappresentare un esempio di eccellenza industriale nel nostro Paese. Sono già state esposte in maniera molto dettagliata le ragioni a motivo della, grazie, della grave crisi in cui versa la società che ne stanno minando il suo assetto finanziario e commerciale. Questa preoccupante situazione deve essere contrastata attivando tutte le contromisure che il governo, le parti sociali, gli istituti di credito e il management saranno in grado di avviare al fine di garantire la continuità operativa dell'azienda e la salvaguardia degli occupati. In questo riguardo, quale sal possibile salvagente? Vorrei far rilevare come un saldo energia. Per le sue competenze specifiche rientri a pieno titolo nel novero di quelle società che possono mettere a disposizione il proprio know-how affinché la transizione ecologica prenda corpo e si realizzi nei tempi previsti. Il Green Deal europeo ci offre un'inedita opportunità che, come noto, si sostanzia in contribuzioni finanziarie significative. Alle aziende partecipanti in forza degli ingenti capitali messi a disposizione da un fondo europeo. Il, pro, eh, il proposito è quello di raggiungere gli obiettivi ambientali di decarbonizzazione nei tempi stabiliti, che li ricordo, Fit for 55 2030 e net zero emission al 2050. La Comunità europea, attraverso i suoi negoziatori, sta accelerando il passo sulla transizione ambientale e vorrebbe portare la quota dei consumi di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 42% entro il 2030. Al fine di raggiungere questo obiettivo, la Commissione europea ha stimato un contributo aggiuntivo di altri 113 miliardi di euro rispetto a quelli già programmati, da destinare alle imprese che vorranno partecipare al grande cambiamento di paradigma che ci viene esortato dagli scienziati ambientali. Secondo quanto emerso dal libro bianco realizzato da Confindustria e Ernest Young per uno sviluppo efficiente delle fonti rinnovabili al 2030, le energie rinnovabili possono generare 126 miliardi di investimenti e un milione di posti di lavoro. Sempre secondo il rapporto, gli investimenti cumulati al 2030 per raggiungere i nuovi obiettivi sulle fonti rinnovabili sono stimabili fino a circa 68 miliardi di euro nel settore elettrico e in 58 miliardi nel settore termico. Quindi un volano di crescita di 126 miliardi di euro che se venisse interamente soddisfatto dal sistema manifatturiero italiano porterebbe nei prossimi anni benefici cumulati per il sistema paese stimabili in un incremento del valore della produzione industriale di 226 miliardi di euro. 115 miliardi di euro solo per le fonti energetiche e rinnovabili, nonché, come già detto, l'occupazione di un milione di lavoratori. Incremento del valore aggiunto per le aziende di 73 miliardi, e, e quindi usciremo, come dire, dal, dal conflitto occupazionale e finanziario. Si tratta, scrive Confindustria, di una quota di investimenti importanti, Confindustria lo dice. Che dobbiamo essere in grado di intercettare e di gestire verso lo sviluppo di una filiera italiana con politiche che incentivino la concorrenza e il mercato. Ci attendiamo quindi, venendo al dunque, che Ansaldo Energia continui il proprio percorso industriale inglobando le nuove opportunità inserite nel Green Deal voluto dal Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen attraverso il progetto Next Generation EU che Mette a disposizione finanziamenti complessivi per mille miliardi per le aziende che rientrano ovviamente nell'elenco della tassonomia climatica, in cui viene compreso il nucleare e il gas naturale, aiutando queste imprese a superare eventuali situazioni di crisi industriale. Eh, ci attendiamo che vadano quindi individuate ipotesi di variazioni, presentiamo da parte di Ansaldo. O di allargamento dell'attività industriale che contemplino la possibilità di mutare parte della produzione approfittando di questa nuova opportunità, ma in subordine valutare anche iniziative di joint venture, partnership, fusioni con società terza, attività di outsourcing, se tutto questo può essere finalizzato a ricostruire il portafoglio ordini e rilanciare la nuova miscia aziendale in affiancamento alle attività consolidate. Solo così si potrà avere continuità operativa e tutela dell'occupazione. Chiudo con una frase di Albert Einstein. Se vuoi che le cose cambino, cambia le cose. Grazie Presidente. Consigliera Lodi. Grazie, grazie Presidente, ma io vorrei eh, oltre a unirmi all'intervento del collega Pandolfo e quindi come gruppo ovviamente portando una posizione forte a sostegno di Ansaldo Energia, peraltro portata in commissione consigliare, eh, addirittura la nostra proposta era quella di fare eh, il consiglio monotematico eh, in fabbrica, cioè quindi... Dare un segnale ulteriormente forte rispetto a questa situazione. Vorrei spendere una parola e, ehm, e vorremmo concentrarci un attimo sul tema dei lavoratori e delle lavoratrici. Perché, eh, da una parte, dobbiamo guardare al futuro, ma credo che ricordare quanto accaduto in questo quasi anno davvero travagliato per chi eh, si è trovata a dover in maniera quasi immediata, scendere in strada per difendere il proprio lavoro, il proprio futuro, la propria famiglia, ma la propria città, perché eh, il protagonismo diciamo, di Ansaldo Energia nell'ambito dell'economia della città è un protagonismo che la politica deve riconoscere. Quindi io, oltre a un protagonismo dell'industria, diciamo, dell io ritorno a un tema del protagonismo della politica su questa questione. E mi spiego, ricordo che ad un certo punto ad agosto si è aperta la strada per l'applicazione dell'articolo 2446 del Codice Civile per Ansaldo Energia, il che voleva dire il baratro. E a questo baratro, certo, ci sono una serie di concause, tra cui anche, anche la crisi energetica, la guerra, ma dico anche, e dico che per arrivare a questo punto e trovarsi una mattina in mezzo a lavoratori e lavoratrici che avevano in sé la disperazione, la paura, la preoccupazione che forse la politica tutta in qualche modo non avesse la consapevolezza e la contezza di quello che stava succedendo, beh, essere per quella strada tra i lavoratori e le lavoratrici voleva dire anche sentire sulla propria pelle, sulla pelle della politica, della responsabilità della politica tutta, che cosa poteva accadere non solo per l'assalto energi Energia, ma per quasi quei 7.000 erotti lavoratori tra diretti e indotto che avrebbero non solo perso il lavoro ma avrebbero perso un futuro e quando ci si trova in queste situazioni la politica deve essere lì pronta invece si è atteso un po tanto da parte di tutti e si è atteso veramente tanto a tal punto da dover indurre altre manifestazioni a settembre quei famosi due giorni io credo che su questo noi dobbiamo fare tutti una riflessione perché Guardate che Ansaldo Energia sia importante, non c'è dubbio. Che Ansaldo Energia abbia un valore nazionale, non solo locale, nessuno ha dubbi. Però quello che è successo in quei mesi metteva in dubbio e i lavoratori e le lavoratrici avevano il dubbio che fosse così. Ci sono stati mesi in cui la politica a livello locale e nazionale non ha dato quei segnali forti immediati. A volte mh, non si ha una soluzione immediata in queste situazioni, certo, perché magari la situazione è complessa, una ricapitalizzazione è complessa, un rivedere un piano industriale in un'ottica, diciamo, di eh, rivedere alcune strade magari non più percorse in un ambito di crisi energetica e con la chiusura della Russia, diciamo, delle forniture non è facile. Però a volte tra il trovare una soluzione il provarci e l'esserci ci sono delle differenze sostanziali. Io spero davvero che questa sia una situazione che non veda più momenti di quel tipo, però voglio ricordarli in quest'Aula perché, quando abbiamo fatto una commissione consigliare e i lavoratori e le lavoratrici ci hanno portato la loro disperazione, preoccupazione era e deve essere vissuta come la disperazione e la preoccupazione di una città. Forse questo non è accaduto e ce lo dobbiamo anche un po' dire. Forse l'attesa di incontri significativi e anche quello che è accaduto dopo, e lo dico perché forse par brutto dirlo, ma io lo dico, quel provvedimento che è arrivato contro dei lavoratori che sono stati dire, indagati con un provvedimento importante, che ovviamente come è stato detto in aula la magistratura farà il suo corso per carità. Però spero che non sia davvero che un lavoratore sia stato, per esempio, indagato perché lanciava un fumogeno. Perché allora mi dico, ma, e mi fermo, quanti fumogeni in questa città vengono lanciati? E allora dico provocatoriamente, e lo dico con forza perché lo sento, forse ci sono stati momenti in questa città dove i lavoratori in piazza, anche in quest'Aula, me lo ricordo perché ci sono stata, hanno con forza richiamato la politica al loro dovere, cioè di esserci. E penso che a volte i lavoratori spesso paghino scotto di forse alcuni aspetti di ritardo che la politica in qualche modo ha segnato nel suo percorso in questa situazione. Nessuno è giustificato di fare cose contro la legge, però oggi penso che sia un momento importante per questa città in un Consiglio comunale che riguarda tutti i cittadini e le cittadine e soprattutto in un Consiglio comunale dove noi ci dobbiamo occupare di tutti i problemi dei cittadini e cittadine, ricordiamo che forse, dico forse, ma io penso anche un po', quei lavoratori e quelle lavoratrici da quell'agosto a quel novembre si sono sentiti soli. E allora, oggi, se ha un modo per trovare forza, unitarietà, determinazione per far sì che una delle vertenze sul tavolo nazionale, una delle 24 vertenze nazionali importanti sul tavolo nazionale, Ansaldo Energia, su quel tavolo ci deve rimanere, quei soldi arriveranno ma devono essere usati bene, l'attenzione deve essere sempre molto alta e di questo credo che non solo chi governa in primis ma tutti i partiti politici ne abbiano responsabilità, certo in maniera diversa. Ma credo anche in maniera importante. E oggi credo che questo Consiglio sia anche un modo per dire a tutti quei lavoratori della Varticcia, a tutte quelle famiglie che hanno vissuto momenti drammatici e che, e che però non sono del tutto tranquilli, non credo che dormano sonni del tutto tranquilli: ecco, oggi sia un modo per dire che siamo con loro. Grazie, Consigliere More. Sì, grazie, buongiorno Presidente, buongiorno colleghi. Allora, mh, tante cose sono già state dette, tante cose condivisibili, ehm, vorrei riprendere alcune, partire da alcune considerazioni. Allora, innanzitutto che cosa fa Ansaldo Energia? È stato detto che il core business di Ansaldo Energia è quello della produzione di turbine a gas, turbine a vapore e generatori. L'azienda è strutturata per fare questo. In che senso? In senso che è strutturata per fare questo per quanto riguarda gli impiegati, quindi le ingegnerie, ma soprattutto è strutturata per fare questo per quanto riguarda la fabbrica. Le 900 persone di fabbrica che lavorano a Campi, a Cornigliano, sono strutturate, organizzate e numericamente staffate per fare questo. Questo è un punto fondamentale. Perché quando si va a ridisegnare il piano industriale, quando si va a parlare di Ansaldo Nucleare, di Ansaldo Green Tech, che sono prospettive interessanti, però bisogna avere in mente che noi parliamo di una fabbrica metalmeccanica, di una fabbrica dove si fanno lavorazioni meccaniche e dove si sa fare quello e si può fare quello ad oggi. E quindi questo è un punto fondamentale. E il punto fondamentale è che oggi mancano ordini in questo settore. Mancano ordini per quanto riguarda le turbine a gas. Ora, Ansaldo storicamente da questo punto di vista copre circa un po' meno del 10% del, merc del mercato mondiale sulle turbine a gas, perché purtroppo Ansaldo si va a confrontare con dei colossi. ...diciamo i competitors di Ansaldo sono General Electric, sono Siemens, sono Mitsubishi fondamentalmente, sono questi i tre più grandi competitors di Ansaldo. E quando si ci va storicamente, si è andati a scontrarsi con questi eh, colossi, le difficoltà sono sempre state tante. Fortunatamente nel, nel tempo... Eh, scelte oculate un manage management eh, assai accorto come quello dell'ingegner Zampini aveva potuto eh, garantire eh, diversi ordini ma c'è stato un problema di leadership noi ricordiamo dico noi perché sono come tanti sanno io sono un ex Ansaldino diciamo eh, uscito da Ansaldo non da troppo tempo diciamo, ricordiamo la fugace apparizione dell'ingegner Abba e poi la malaugurata invece apparizione dell'ingegner Marino che ha portato alla situazione che ha descritto bene la consigliera Lodi. Perché guardate che alla situazione dell'estate scorsa non si è arrivati per la guerra, cioè la guerra ha contribuito in maniera minima. Ma a quella situazione si è arrivati perché, per un contesto eh, internazionale complicato certamente, ma per una mancanza di capacità di attrarre ordini, di essere competitivi sul contendibile rispetto alle altre aziende. Questo è stato un grosso problema. E, la mancanza, e purtroppo i quattro ordini che citava il consigliere Gozzi, che siamo contenti che siano arrivati, ma sono per quattro macchine, se non vado errato, 4943A, che sono macchine di generazione Siemens, che coprono certamente un certo fabbisogno di fabbrica, ma non eh, soddisfano tutte le ore che c'è bisogno di lavorare in fabbrica e in azienda. Le ore che vengono coperte dal... Eh, fondo nuove competenze sono circa 200.000 ore che per fortuna che si è trovata questa strada se no erano ore di scarico ed erano ore, mi, mi correggeranno i sindacati in caso che stia sbagliando ma erano ore di cassa integrazione o peggio diciamo, quindi era una situazione ancora oggi è una situazione particolarmente delicata purtroppo la ricapitalizzazione non ha chiuso tutti i problemi su questo ci deve essere molta chiarezza cioè, la, la ricapitalizzazione è stata fondamentale. È stata frutto delle lotte dei, dei lavoratori, è stata frutto della pressione dei lavoratori di Ansaldo che hanno lottato per quella ricapitalizzazione che non era scontata. Ma non ha chiuso i problemi di Ansaldo Energia, perché i problemi di Ansaldo Energia stanno oggi nella mancanza di ordini. Questo deve essere ben presente, io credo che ci voglia meno superficialità quando si parla di Ansaldo Energia, quando si parla di questa situazione, più consapevolezza di quello che è. Quindi questa è la situazione oggi di Ansaldo Energia. Vi sono poi alcuni ordini, grazie al cielo, che sono entrati in passato sulle macchine più grandi, la, questa turbina molto promettente, molto potente, che è la GT36, che è probabilmente la turbina a gas che fa il maggior numero di megawatt eh, al mondo, circa 540 megawatt, però sono solamente cinque ordini adesso, due di Edison, due di EP Produzioni e uno di Enel. Eh, perché? Perché stiamo in un contesto di transizione energetica, lo diceva bene il consigliere Pilloni, e questo diciamo, è un qualcosa che purtroppo, purtroppo per fortuna, diciamo, diciamo, rispetto agli ordini di Ansaldo, è un qualcosa che difficilmente cambierà strada. Forse questo governo potrebbe anche essere che cambi alcune prospettive, cioè che cambi, magari potrebbe cambiare la velocità a cui si arriverà alla decarbonizzazione, ma non il, il, il fine, quindi quella è la strada. E purtroppo anche la conversione delle centrali a carbone che forse accennava prima il consigliere Gozzi purtroppo non sarà così perché l'ultimo capacity market eh, che eh, Terna diciamo bandisce quindi dove si mettono i gigawatt ora diciamo, sul piatto e si dice con quali tecnologie vengono, devono essere coperti il gas non c'era c'erano le batterie, c'era il solare c'era eh, l'eolico ma il gas non c'era quindi purtroppo la prospettiva è che non ci sarà questi gigawatt ora per, i, per il gas allora la domanda è dove andare? Ansaldo si è mossa giustamente verso il mondo delle rinnovabili, forse si è mossa in ritardo, ma comunque si è mossa attraverso Green Tech, eh, Ansaldo Green Tech, e nel mondo del nucleare c'è sempre stata attraverso Ansaldo Nucleare. Ma qua c'è un punto, c'è un punto fondamentale che come politica, come amministrazioni, che come mondo delle istituzioni dobbiamo vigilare perché queste sono prospettive. Però ad oggi. Purtroppo queste realtà eh, non garantiscono i livelli occupazionali, specialmente della fabbrica. Cioè, ad oggi Ansaldo Green Tech e Ansaldo Nucleare sono soprattutto eh, aziende di ingegneria. Ansaldo Nucleare ha alcuni cantieri, Ansaldo Green Tech inizia una produzione, una produzione che probabilmente sarà effettiva, potrà dare dei risultati nel 2025. Però da oggi al 2025... Qua c'è il primo punto che io credo che dobbiamo, eh, stare, dobbiamo richiamarci oggi in questo Consiglio Comunale e anche dirci a cosa serviamo. È la vigilanza. Cioè io credo che come istituzioni dobbiamo vigilare sul piano industriale, dobbiamo vigilare sulle prospettive. E dico di più, dobbiamo anche vigilare su quelli che sono quei possibili partner di cui parlava eh, consigliere Gozzi. Perché Talvolta si è ventilata l'idea di partner, partner finanziari, di fondi, questo potrebbe essere molto pericoloso perché noi sappiamo. Sì, sì, no, il consigliere Gozzi giustamente ha detto partner industriali, che è importante, no, no, infatti sono d'accordo. L'importanza di avere partner industriali, ma anche partner industriali che mantengono il valore occupazionale a Genova, perché noi ricordiamo in passato che colossi come Siemens. Volevano mangiarsi Ansaldo ed è grazie alla resistenza degli ingegneri Zampini che Ansaldo resistette. Quindi diciamo ci vuole vigilanza. Io credo che la prima cosa che ci chiesta è essere eh, vigilanti. Dicevo prima consapevolezza, consapevolezza della situazione e quindi anche conoscenza. Purtroppo devo dire che è vero, nel, eh, durante quei giorni di manifestazione, durante i momenti maggiori di crisi, sono state lasciate dichiarazioni... Non tanto consapevoli della situazione, un po, un po' superficiali, che lasciavano un po' trasparire una mancanza di conoscenza del, del problema. Questo non deve accadere, perché se no veramente i lavoratori non si, sentono, non si sentono accompagnati, non si sentono garantiti. Ci vuole consapevolezza, ci vuole vigilanza, ci vuole presenza, presenza accanto ai lavoratori e direi anche accanto all'azienda, perché? Dobbiamo eh, come amministrazioni, come politica, come istituzioni dobbiamo essere vicini ai lavoratori quando protestano, quando sono preoccupati ma anche vicini all'azienda capendone le esigenze, capendone anche le prospettive e far sentire che la città è vicina ad Ansaldo e questo anche vale come pressione ed è stato detto tante volte rispetto alla politica nazionale perché noi sappiamo che, dicevo prima, se i competitor sono dei colossi, non si può, non può andare da San Saldo da sola a, diciamo, a chiedere contratti. Io ricordo che quando Siemens ha preso un grandissimo contratto per una serie di centrali a gas in, in Egitto, a, a contrattare insieme a Siemens andò la cancelliera Merkel. Diciamo, parliamo di questo livello di contrattazioni. Quindi diciamo abbiamo, Ansaldo ha bisogno di, di questo livello di appoggio politico e di vicinanza politica. Concludere, per concludere volevo solo dire questo perché, e questo è necessario farlo, perché Ansaldo, l'abbiamo detto in tanti modi, è un patrimonio per la città, è un patrimonio... Penso a un patrimonio industriale, un patrimonio eh, storico, è un patrimonio di lavoro e di ricchezza. E anche dal punto di vista occupazionale vorrei dire che è un patrimonio perché Ansaldo ha sempre garantito e garantisce sempre un'occupazione di qualità. Io devo dire che in Ansaldo c'è un'occupazione di qualità, se voi andate a guardare il numero di lavoratori atipici in Ansaldo è sempre stato molto basso. Cioè Ansaldo non ha mai creato, come invece purtroppo accade per altre aziende, anche grandi del nostro ponente, situazioni di disagio sociale nei contorni, diciamo, non ha mai abbandonato i lavoratori giornalieri al di fuori dei cancelli, ma Ansaldo, anzi, tante volte è stato un ammortizzatore sociale per questa città, ha permesso a, a tante famiglie di mantenere un buon eh, tenore di vita, di avere un posto di lavoro sicuro. Questo grazie ai lavoratori e alle lavoratrici di Ansaldo ed è stato bello che in questa aula abbiamo ricordato settimana scorsa Nina Bardelle che è stata una lavoratrice di Ansaldo e ha contribuito anche alla resistenza di questa città e credo che davvero eh, lo dico veramente anche con un po' di emozione pur diciamo per motivi personali avendo lasciato l'azienda c'è anche un po' l'orgoglio di sentirsi ansaldini in questa città. Grazie. Consigliere Bruzzone. Sì, Presidente, intanto grazie per la parola. Mi riecheggia nella mente a sentire un po' il, il dibattito, lo condivido con lei, Presidente, e con l'Aula. Una battuta un po', un po' vecchia che esortava, come dire, qualcuno a dire qualcosa di sinistra. E è un qualcosa che è sicuramente è passato di moda e di cui io sono il peggiore interprete, ma allo stesso tempo sono un ottimista di natura e quindi ci provo. Condivido quindi con l'Aula alcune considerazioni di carattere generale. Allora, la prima. E lo ribadisco, l'abbiamo ribadito anche se con molta difficoltà settimana scorsa, da parte di questi banchi, Presidente e Sindaco, non c'è alcun tipo di vergogna nell'esprimere la piena solidarietà a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori di Ansaldo, senza esprimere alcun tipo di giudizio sull'operato o meno della magistratura, a tutti, tutti, dal primo all'ultimo. Perché ricordo all'Aula che se oggi abbiamo una situazione... Relativamente più tranquilla rispetto a qualche mese fa è perché ci sono state le lotte di chi è sceso in strada perché probabilmente la storia avrebbe avuto un esito diverso. Seconda considerazione generale quando parliamo di lavoro e devo dire mi spiace farla perché in questi mesi abbiamo visto, a mio giudizio, un atteggiamento che io non condivido del sindaco quando si parla di lavoro, lo citava come dire il collega More in maniera molto più pacata della mia con alcune dichiarazioni uscite su, a mezzo stampa del sindaco quando si parla di Ansaldo, ma in realtà quest'aula ha visto anche altri episodi un poco piacevoli, ne ricordo uno su tutti, la protesta delle insegnanti degli asili nido. Allora, invito il sindaco, quando come dire, parliamo di lavoro, a dimostrare come dire, un pochino più di sensibilità, ecco, la metto in questi termini, su chi lotta per il proprio posto di lavoro, perché ne ho vista poca in questi mesi, me ne dispiaccio, non da consigliere di minoranza, da consigliere di questa città. Perché quando parliamo di lavoro, purtroppo, questa amministrazione si dimentica sempre di una parolina, che è qualità. Perché? Sindaco, lei è venuto in quest'Aula a condividere con noi, e la ringrazio, le linee programmatiche, a decantare 40.000 posti di lavoro in più, ma non ha mai assicurato che questi posti siano posti di lavoro di qualità. Perché se voi ritenete di inserire in questi 40.000 posti di lavoro anche i volontari che cercate per le vostre iniziative, noi abbiamo un'idea diversa e la rivendico con orgoglio. Vengo alle considerazioni di carattere generale per quel che riguarda il nucleare. Non ho timore, devo dirlo, non ho alcun tipo di timore nel come dire, esporre alcuni punti velocissimi. Ai colleghi che come dire, hanno esposto un, un parere favorevole nei confronti del nucleare invito come dire, a fare alcune riflessioni. La prima, il dibattito sul nucleare io, come dire, tenderei a non rinchiuderlo in un semplice ordine del giorno inserito in una crisi industriale, se, ne, se ritenete che sia il futuro del nostro paese. Allora, come dire, vi faccio una proposta. C'è un referendum sì, a, come dire, ricordo l'articolo 1 della Costituzione che la sovranità appartiene al popolo, il popolo italiano si è già espresso no nucleare. Ritenete che quell'idea quell sia un'idea superata, raccogliete le firme, facciamo un altro referendum, confrontiamoci e magari, e invito la Giunta a spendere diversamente i soldini pochi che abbiamo, anziché finanziare iniziative tipo Genova Jeans, e qui mi fermo perché voglio rimanere educato oggi, finanziamo invece una settimana sul nucleare dove però concordiamo chi viene a parlare. Eh? Lo concordiamo insieme e ci facciamo una settimana di seminario sul nucleare e vediamo se magari usciamo con qualche nozione in più anziché qualche nozione in meno. Perché vedete, nel dire al momento un no, ci sono delle ragioni molto semplici. Primo, qualcuno di noi in quest'aula può alzarsi e dire che esiste un nucleare pulito? No, non c'è, perché banalmente non esiste. Poi magari il sindaco si alzerà in piedi e ci dirà il contrario, ma e ci lascerà con questa sorpresa. Dopodiché, sempre nel tentativo maldestro di dire qualcosa di sinistra, guardate che nel dire un secco no a questa idea di futuro, noi siamo assolutamente per la ricerca. Arriveremo un giorno a un nucleare totalmente pulito, viva Dio, ok, sia nucleare, ma quando parliamo di ricerca sul nucleare, questo invito i colleghi di domani a fare una riflessione in più, non significa in automatico costruiamo una centrale, e la ricerca non la possiamo limitare al nucleare, perché non confrontarsi sulla ricerca, ad esempio, sull'idrogeno? L'idrogeno in eccesso da impianti fotovoltaici che può essere utilizzato come combustibile in periodi invernali, energia molto più pulita. Quindi noi non siamo per il no, siamo sì per una ricerca, però una ricerca che sia una ricerca sostenibile. In conclusione, e mi scuso con l'Aula se forse ha un po' interrotto questa dinamica di Pax che si era creata, io sindaco non l'ho sostenuta alle, alle elezioni e sono convinto dell'opposizione che facciamo da questi banchi. E mi permetto di dire anche di un'opposizione sociale al di fuori di quest'aula, perché noi abbiamo orgogliosamente un'idea di città diversa. Però purtroppo, lei ci rappresenta a questi tavoli. E come dire, ho il rispetto per le istituzioni che lei rappresenta. E quindi, come dire, io credo che l'obiettivo di questo documento sia uno: sarò forse banale sarò forse volgare, ma il problema di Ansaldo è l'officina. Cioè, se noi non abbiamo il modo di monitorare il come i soldi vengono spesi in modo tale che l'officina possa ripartire, ci ritroviamo tra sei mesi esattamente come prima. Cioè, dobbiamo monitorare il fatto che i soldi che sono arrivati vengano utilizzati per quella cosa lì. Per quella cosa lì. Il tempo del dibattito sul nucleare ce l'abbiamo, noi siamo prontissimi a confrontarci sul nucleare, ma dobbiamo fare in modo che quei soldi arrivino dove servono, non per noi, per la città e per i lavoratori e lavoratrici di Ansaldo. Per cui, come dire, sindaco, io credo che lei oggi debba uscire e credo che l'Aula poi alla fine lo voterà, salvo sorprese, con un impegno specifico, cioè il controllo, come dicevo prima, che questi soldi arrivino all'officina. Punto. In questo, ripeto, io non l'ho sostenuta, ma non posso fare altro che augurarle buon lavoro. Grazie. Consigliere Gandolfo. Sì, grazie presidente. Oggi un argomento molto importante noi di Liguria al centro ovviamente vogliamo anche fare noi delle osservazioni e constatare un po' la situazione che sicuramente io ci mettiamo un po' nei panni di tutti, ci mettiamo nei panni anche delle preoccupazioni, nei panni anche di chi sicuramente vuol vedere un futuro, un futuro importante per come è importante Ansaldo, per il tessuto genovese, ligure e nazionale. Non possiamo anche noi non notare che ovviamente il piano occupazionale, i suoi 2.400 dipendenti, ma soprattutto anche tutto quello che poi ruota intorno a tutte le loro famiglie, a tutte le persone, sono e devono essere garantiti sicurezza anche proprio per lavorare con armonia per il futuro. Non ci preme anche però far sottolineare, condividendo anche tante osservazioni dei colleghi, ma anche non condividendo, condividendo in alcune, come secondo me questa amministrazione invece sta cercando di lavorare in maniera molto precisa e chiara su tutto ciò che riguarda l'argomento del lavoro e dell'occupazione. Non a caso è stato anche istituito un tavolo di confronto eh, tra Regione Liguria e Comune proprio per monitorare... Ogni giorno questo argomento, che riteniamo un argomento fondamentale, perché il lavoro va sempre difeso e tutelato, in tutto e per tutto. Non dimentichiamo nemmeno che il sindaco ha nominato anche un assessore proprio sul tema del lavoro e che abbiamo anche già affrontato commissioni su questo tema e semmai eventualmente invitiamo, cogliamo l'occasione, per convocarne ulteriori, proprio anche perché l'Aula possa lavorare su un tema così importante per la nostra città. E pertanto eh, siamo qui oggi ovviamente anche per parlare quello che potrebbe essere, perché i dati ne parlano, perché è normale che questo Paese incomincia sempre di più ad avere un fabbisogno energetico e che quindi riteniamo anche importante tutto ciò che potrebbe riguardare l'energia, anche intesa come energia nucleare. Non possiamo, allora, sotto certi aspetti, noi ci mettiamo anche nei panni, capiamo anche quelle persone che sono andate a votare dopo il disastro di Chernobyl con quella preoccupazione che. Non, nel senso, io non ero ancora nato, però sicuramente c'era una paura. però, una paura che va superata e la si può superare insieme, insieme, spiegando bene e, come ho anche sentito dire, maneggiando con cura questo tema, un tema molto importante. Ma che sicuramente può dare anche un risvolto e uno slancio importante, anche e soprattutto mettiamoci nei panni di Genova di una delle, delle industrie più importanti come quella di Ansaldo Energia. Un orgoglio genovese che non possiamo mai dimenticare. Grazie. Se sono terminati gli interventi in discussione generale. Consigliere Ceraudo, prego. Sì, Presidente. Ma oggi, per fortuna, appunto, vedo che c'è un ravvicinamento eh, da parte di tutti. Quindi, tutte le forze politiche portano avanti questa istanza, di questo monotematico e l'importanza, quindi, è la centralità che ha un saldo per la nostra città. Una nota la vorrei fare perché la contestazione appunto del 25 aprile per la commemorazione del 25 aprile in Ansaldo è un segnale chiaro che i lavoratori chiedono anche più vicinanza da parte delle amministrazioni varie, regionali, comunali, verso appunto chi manifesta e chi sta in piazza per dimostrare diciamo la loro la, la preoccupazione per il proprio futuro e per il futuro comunque della città e dell'occupazione della città. Questo non è uno dei, uno dei primi avvenimenti purtroppo ed è proprio questo che dobbiamo constatare e mi farebbe piacere magari appunto che il sindaco su questo intervenisse e ci facesse sentire anche il suo parere e, e questo per me è un assist che le do sindaco perché io eh, in tante manifestazioni eh, ci sono perché purtroppo è capitato molte volte che ho dovuto difendere il mio posto di lavoro esattamente 15 anni a oggi. E ci sono molti lavoratori al di fuori della mia fabbrica e non vorrei che questo accadesse anche ai lavoratori d'Ansaldo perché molti lavoratori d'Ansaldo sono amici, sono anche ex colleghi, sono persone che eh, credono in quello che fanno e vogliono portare avanti quello che è la tradizione e del no, il know-how della nostra città quindi farebbe piacere che anche lei facesse un breve magari intervento sul, su, questo, su questo tema e soprattutto le chiederei di, di, di essere vicino anche alle manifestazioni dei lavoratori non dico di condividere i metodi anche se a un certo punto l'esasperazione o la situazione può portare dei lavoratori certamente a fare eh, a essere in situazioni di difficoltà e come già detto in precedenza io porto la solidarietà a questi lavoratori perché secondo me al di fuori di quello che può fare la magistratura io non ho visto nessun atto che possa giustificare un determinato atteggiamento da parte della magistratura o aprire dei fascicoli che eh, e me ne prendo la responsabilità di dirlo perché a me non importa, ho un ruolo politico e tale esercito che possa giustificare certamente qualcuno che a oggi è lì per difendere il proprio posto di lavoro e le proprie famiglie e il proprio reddito. In questo contesto, appunto, bisogna capire quali sono gli obiettivi che bisogna portare avanti. Qui i tavoli ci sono dei tavoli importanti. Abbiamo un assessorato al lavoro e vorrei capire appunto quali sono le iniziative che saranno portate avanti dal, dall'assessorato al lavoro. A oggi c'è un tavolo aperto a Roma, però non c'è stato un avanzamento di quello, c'è stata una ricapitalizzazione che è un ossigeno all'azienda che va a coprire dei debiti, ma non va a coprire le, i, le, pros le prossime commesse che sono ad oggi nulle e quindi capire quali saranno le reali il reale piano industriale secondo me la regione e il comune dovrebbero chiedere al governo eh, al più presto di eh, convocare i sindacati e dare un vero e proprio piano industriale di rilancio della società perché se no fra qualche mese ci troveremo di nuovo con eh, i lavoratori preoccupati a scendere in piazza giustamente a manifestare perché questo sarà il risultato. E lo dico purtroppo, lo ripeto per esperienza vissuta: o diamo dei segnali chiari eh, al, come amministrazione responsabile, o se no ci ritroveremo. Con un tessuto industriale che andrà a morire e non si può sostituire certamente con attività che ad oggi non danno l'occupazione che dà delle fabbriche. Lo possiamo ripetere, non le danno le fabbriche, perché se pensiamo che eh, Acciaierie d'Italia, Ex Ilva, ex Ital Sider, comprendeva 12.000 lavoratori e l'Ansaldo ne ricopriva altri 10.000 e ad oggi siamo in questa situazione e andiamo ad analizzare le aree scoperte da, da, dall'industria, ok è un altro mondo, è un'altra un situazione, ma andiamo a vedere, ad analizzare quali posti di lavoro sono stati reintegrati di quelli, stiamo parlando veramente del nulla. E quindi capire quanto sia necessario difendere almeno questi insediamenti industriali che ad oggi danno occupazione e futuro, vero futuro alle famiglie e non certo quello che è la precarietà del lavoro che a oggi invece ci spetta. Per quanto riguarda appunto la transizione ecologica, questa è un'opportunità per Ansaldo Energia, una grossa opportunità e va sviluppata come tale, come transizione ecologica e non certo come una visione magari che possa essere quella del, del nucleare. Anche perché ripeto, la parte del nucleare è fondamentale, ma stiamo parlando solo di parte ingegneristica, come detto bene appunto dal consigliere Amore. Perché Ansaldo Energia deve mettere in campo quello che è la parte della metalmeccanica, cioè la parte delle officine, quello che è lo sviluppo del lavoro all'interno delle officine, che a oggi sono praticamente ferme. Quindi eh, quello che si chiede in questo monotematico, che comunque è uscito da tutte le forze politiche, e questo è apprezzabile: è capire appunto quali saranno i prossimi passi da parte dell'amministrazione. Dell Chiedo se ci sono altri interventi in discussione generale, non ce ne sono. altre Prego, consigliere Bertorello, per mozione d'ordine, prego. Allora, eh, grazie. Allora, farei una proposta all'Aula. Ho preso atto che, ascoltando tutti gli interventi tutti i colleghi che hanno parlato, c'è un Comune denominatore che traspare evidentemente anche dai documenti che sono stati presentati, l'ho già detto prima, in discussione generale, pur con i tagli che ciascuno ha ritenuto di, di dare al proprio intervento, il Comune denominatore... E' quello da cui in tanti siamo partiti, il controllo che questo Consiglio Comunale deve esercitare attraverso i suoi strumenti, i suoi organismi, eh, attraverso anche il potere di sindacato nei confronti della Giunta, questo controllo sul, sull'operato del management e su come utilizzerà i soldi che sono stati conferiti per la ricapitalizzazione, ricapita ha fatto la presecivilizzazione come il mago Silvan. Quindi, preso atto di tutto questo, io chiedo una sospensione affinché si possa ragionare qui tutti insieme sulla condivisione di un unico documento in modo da, come posso dire, votare un unico documento al netto, ora non so se dico bene o dico male, dell'argomento nucleare, che è l'unico che per sensibilità, parlando un po' con tutti i colleghi, mi sembra di capire, vorremmo lo diremo, all'esito della sospensione lasciare a parte. Quindi credo che eh, al netto de della politica, dei tagli che ciascuno ha dato, il compito di questo Consiglio Comunale oggi è uscire con un documento unitario che dia quella forza e quel sostegno a tutti i lavoratori, a tutte le sigle sindacali e allo stesso management per compiere quelle attività che noi richiediamo nell'interesse dei cittadini di fare. Grazie. Penso che eh, abbiate già fatto un passaggio informale tra di voi, quindi concedo una sospensione per una capigruppo, ma direi aperta, aperta ai consiglieri, anche perché alcuni documenti sono stati redatti non, non dai capigruppo, ma eh, per cui ciascun gruppo magari indichi. indichi i consiglieri che parteciperanno a questa capigruppo andiamo su in eh, sala giunta nuova. Prego signori consiglieri di prendere posto. Grazie. Allora, faccio, faccio presente per quanto riguarda l'esito della eh, conferenza capigruppo allargata. Quindi che eh, sono stati ritirati due ordini del giorno, il numero 2 e il numero 3, rimarrà da votare l'ordine del giorno numero 1, mentre il documento illustrativo del Consiglio monotematico è stato integrato con gli emendamenti che erano stati presentati dal consigliere Gozzi come prima firmataria e da alcune parti che sono state proposte e riprese dai due ordini del giorno che sono stati ritirati. Naturalmente per maggior, eh, per maggior completezza anche per i consiglieri che non erano presenti e per, per il pubblico e perché rimanga a verbale, naturalmente... Adesso do lettura del documento illustrativo così come è stato modificato ed integrato nelle varie parti, mentre invece l'ordine del giorno numero 1 è rimasto invariato. Oggetto, documento illustrativo riguardante la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 4,5 del regolamento del Consiglio Comunale. Considerato che Ansaldo è una società storica, allora, eccolo qua. Allora, storica nata nel territorio genovese, che rappresenta un vero patrimonio industriale e tecnologico, garantendo un valore inestimabile per la nostra città e per l'intero paese. Considerato che con oltre 175.000 megawatt installati in più di 90 paesi e circa 2.500 dipendenti oltre l'indotto. Ansaldo Energia è la più grande azienda in Italia e una tra le principali del mondo per la fornitura, l'installazione e il service di impianti e componenti per la generazione di energia, nonché una delle migliori espressioni della tecnologia e capacità innovativa nel settore energetico. Appurato che la società, fondata a Genova nel 1853, è oggi un gruppo leader internazionale nel campo della generazione di energia e un attore chiave della transizione energetica. Alla vigilia dell'ultimo processo di ristrutturazione, risulta partecipata all'88% da Cassa Depositi e Prestiti Equity, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, istituto di promozione nazionale che sostiene l'economia italiana dal 1850, e al 12% da Shanghai Electric. È un operatore integrato a ciclo completo, in grado di realizzare centrali elettriche e chiavi in mano con l'uso di tecnologie proprie con le proprie risorse indipendenti di progettazione, costruzione e assistenza. Considerato che il centro produttivo è diviso in tre linee di prodotto, turbina a gas, turbina a vapore e generatori, tutti caratterizzati da una tecnologia avanzata progettata per soddisfare le esigenze più complesse dei clienti in termini di efficienza, affidabilità e impatto ambientale. Considerato che punto di forza di particolare importanza e core business è la costruzione di turbine a gas nel cui campo la posizione di uno dei leader internazionali dell'azienda è stata confermata a febbraio 2023 dalla firma di un contratto del valore di euro 160 milioni con Azer Energy, il più grande produttore di energia elettrica della Repubblica dell'Azerbaijan, per la fornitura di quattro turbine a gas. Appurato che Ansaldo Energia propone contratti che spaziano dalla coprogettazione di centrali complete a partire dalla scelta del sito fino al project management come EPC contractor, dalla costruzione di turbine e generatori alla fornitura di parti di ricambio ed interventi di servizi fino alla manutenzione sui componenti di tecnologia propria e indipendente. La società vanta inoltre una presenza strategica nel settore delle energie rinnovabili e in quello nucleare attraverso la sua controllata Ansaldo Nucleare. Considerato che in uno scenario di profonda crisi di liquidità e di ordini con le mobilitazioni di scioperi dei lavoratori nel corso del 2023 si sono segnati alcuni passaggi chiave su cui costruire il futuro dell'azienda. Considerato che è stata ottenuta l'apertura del tavolo di crisi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha significativamente contribuito a porre al centro dell'agenda governativa la situazione di Ansaldo. Considerato che dal 1 aprile è in carica un nuovo amministratore delegato dell'azienda, manager di lungo corso del settore dell'energia e dell'oil and gas. Considerato con nota del 31 marzo 2023, il Consiglio di amministrazione di Ansaldo Energia ha annunciato di aver approvato il nuovo piano industriale 2022-2027 e di aver dato il via libera alla definitiva proposta di manovra finanziaria e di rafforzamento patrimoniale a favore dell'esecuzione del progetto, aumento di capitale per cassa pari a circa euro 580 milioni. Considerato che si è ottenuto un accordo per un nuovo piano di formazione che coinvolgerà 1.644 lavoratori, tra quadri, impiegati e operai. Il programma sarà realizzato nel corso del 2023 con un numero di ore pro capite minimo di 96 ore e un massimo di 180. Le ore saranno comprese nell'orario di lavoro, mentre l'azienda recupererà dal fondo nuove competenze il 60% della retribuzione e il 100% dei contributi. Appurato che la vera sfida è ora quella di un nuovo piano industriale in grado di garantire la competitività dell'azienda sul mercato internazionale, il rilancio della società e carichi di lavoro e commesse adeguate. Appurato che gli obiettivi sul fronte industriale, finalizzati al rilancio di Ansaldo Energia, si basano accanto alla messa in sicurezza del business tradizionale, sullo sviluppo di Ansaldo Green Tech e di Ansaldo Nucleare anche attraverso possibili joint venture e partnership industriali nel panorama nazionale e internazionale. Il piano annunciato punta infatti sulla valorizzazione del patrimonio tecnologico nel segmento tradizionale delle turbine a gas e apre alla diversificazione attraverso importanti investimenti delle energie rinnovabili e nel nucleare. Considerato che sarebbe un errore considerare il rafforzamento patrimoniale e finanziario come una svolta decisiva e non come un punto di partenza di uno scenario che deve vedere tutti gli attori coinvolti impegnati nel garantire all'azienda competitività e prospettive di crescita. Considerato che la realizzazione del piano di rilancio del gruppo è forse passaggio ancora più arduo ed importante del rafforzamento patrimoniale e finanziario appena garantito e che il governo in particolare deve farsi garante del percorso necessario a garantire il futuro industriale di Ansaldo, supportandolo, sostenendolo e monitorandone l'avanzamento anche attraverso il mantenimento e l'aggiornamento del tavolo con le parti sociali attivato presso il Ministero. Il processo deve essere promosso e garantito in maniera non soltanto seria ma anche celere, tenuta anche in debita considerazione la necessità di fermare al più presto e invertire le dinamiche di fuoriuscita di rilevanti e qualificate professionalità che in ragione del momento difficile dell'azienda hanno portato altrove le proprie competenze. Considerato che nel corso della seduta del 20 marzo della Commissione Sesta Crisi Industriale Ansaldo è stato licenziato un documento a sostegno dei lavoratori dell'azienda, e che la strada del rilancio richiede ora il massimo e sinergico impegno da parte di amministrazioni locali, parti sociali e lavoratori affinché si alzi un'autorevole e unanime istanza alla collaborazione fra Governo, Cassa Depositi e Prestiti e Management dell'azienda. Si impegnano il Sindaco e la Giunta a garantire la loro presenza in collaborazione con la Regione nei tavoli istituzionali in difesa del sito produttivo genovese, sostenendo le lavoratrici e i lavoratori di Ansaldo Energia e partecipando alle iniziative volte alla difesa dei posti di lavoro e alla definizione e attuazione del nuovo piano industriale. 2. A continuare ad attivarsi con le opportune interlocuzioni al fianco delle parti sociali, affinché il Governo assicuri la strategicità dell'azienda nel piano energetico nazionale per la transizione, lavori all'avvio delle commesse nazionali bloccate nel corso del 2023 e affianchi l'azienda nella definizione di partnership industriali anche in campo internazionale, che rafforzino la cooperazione in campo energetico. 3. A monitorare anche tramite l'assessore di competenza, nonché tramite l'istituito tavolo tecnico del lavoro, lo sviluppo e l'attuazione del piano industriale affinché lo stesso sia in grado di valorizzare l'azienda e di garantirle competitività di mercato conmesse adeguate e carico di lavoro. 4. A valle del piano industriale, ad operare attraverso i necessari assessorati coinvolti per assicurare con tempestività tutti i provvedimenti necessari a sviluppare o agevolare il piano stesso e per perseguire la crescita di Ansaldo Energia sul territorio cittadino. Cinque, ad attivarsi affinché il Governo sostenga gli sforzi di Ansaldo Energia e le sue tre linee di azione con politiche industriali mirate e corrispondenti agli obiettivi aziendali da raggiungere. Quindi questo è il nuovo documento eh, e in più c'è l'ordine del giorno, quello che abbiamo detto, l'ordine del giorno numero uno che è rimasto ancora vigente. Passo adesso la parola alla Giunta per la posizione sui due documenti. Grazie. Prego Assessore Mascio. È favorevole su entrambi, Presidente, grazie. Allora, prima mettiamo in votazione l'ordine del giorno, poi passiamo alle dichiarazioni di voto. Okay? Allora, Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1 al, al foglio illustrativo riguardante il Consiglio Comunale Monotematico Ansaldo Energia con parere favorevole della Giunta. No, questo che stiamo mettendo adesso in votazione è l'ordine del giorno numero 1, quello presentato primo firmatario, il consigliere Barbieri, con parere favorevole della Giunta. Si vota. Esito votazione, ordine del giorno numero 1 al foglio illustrativo del Consiglio monotematico, presenti 36, voti favorevoli 23, voti contrari 13, l'ordine del giorno è approvato. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto sul foglio illustrativo così come emendato e modificato. Prego consigliere Crucioli a lei la parola. Grazie Presidente. Dunque, per quanto riguarda la votazione dell'ordine del giorno appena, appena votato, ho votato contro perché il ritorno al nucleare sarebbe un errore. Il popolo italiano si è già espresso su questo, i rischi prevalgono eh, in maniera evidente sui vantaggi e quindi a mio giudizio non si deve neanche tornare a discutere della questione. Per quanto riguarda il documento illustrativo, sarò brevissimo, lei scherzando mi aveva detto che avrei avuto due minuti e io due minuti eh, rispetterò perché secondo me quando si hanno le idee chiare basta, basta veramente poco tempo. Io mi asterrò su questo provvedimento perché manca di coraggio, cioè ci sono degli impegni eh, utili, senz'altro utili, manca, manca tuttavia una presa di posizione chiara da parte di questo Consiglio. naturalmente. In sede politica, in relazione alle eh, incriminazioni, al, eh, alle, alle richieste di alle indagini della magistratura nei confronti di 17 lavoratori. Ora, per lo più, questi 17 lavoratori sono eh, accusati eh, di aver eh, sostanzialmente creato dei disagi perché manifestavano in maniera pacifica, forse salvo un caso a parte perché quando c'è una violenza allora la solidarietà va senz'altro ponderata ma per lo più i 17 lavoratori in questione stavano semplicemente manifestando pacificamente a difesa del proprio posto di lavoro e allora ancorché ci sia la magistratura che indaga a mio giudizio politicamente questo consiglio avrebbe dovuto osare un po' di più avrebbe dovuto dire che dava la solidarietà ai 17 lavoratori che pacificamente manifestavano per la tutela del proprio lavoro, non l'ha voluto fare. Io in capigruppo ho chiesto, ho condizionato il mio voto favorevole all'integrazione di questa parte, non è stata voluta scientemente. Cent si è detto no, non lo possiamo mettere, non lo vogliamo mettere, perché essendoci le indagini della magistratura in corso, non vogliamo come dire, entrare in un ambito che non, che non ci riguarda. Questo è un errore, perché la valutazione politica invece ci riguarda. La magistratura fa il suo lavoro, ma se l'ambiente circostante, la politica si schiera, quantomeno con il cuore, a favore di lavoratori che non erano certo lì per divertirsi e non hanno fatto male a nessuno, ma se mai hanno creato disagi. Contemperando gli interessi tra la tutela, il diritto alla tutela del posto di lavoro e i disagi dei cittadini che subivano il, il blocco del traffico, a mio giudizio non si può eh, come dire, eh, dare un, eh, una, uno stigma di teppismo, come invece sbagliando il sindaco ha fatto. Okay? E quindi in questa sede il Consiglio Comunale avrebbe dovuto dire forte e chiaro che la solidarietà era anche ai 17 lavoratori che sono sotto indagine penale. Non è stato voluto, questa cosa non è stata accettata e quindi io non posso dare il voto favorevole, nonostante riconosca che alcune delle parti qui inserite possono avere un effetto positivo, ma è preminente la mancanza piuttosto che le, le cose eh, inserite positive. Quella mancanza perciò mi induce a eh, mh, dichiarare che il mio voto sarà di astensione. Consigliere De Benedittis. Grazie Presidente, il nostro voto invece sarà convintamente favorevole. Vorrei fare alcune considerazioni che sono state già dette e ridette dai nostri colleghi, ma giusto perché restino agli atti. Direi che siamo tutti d'accordo che Ansaldo Energia è un patrimonio industriale e tecnologico, non solo della nostra città, ma del Paese tutto. Così come il i famosi 2.400 o circa come diceva l'amico eh, Pandolfo sono i dipendenti eh, attualmente che lavorano in Ansaldo ma tutto l'indotto come dicevamo è circa da 10.000 persone quindi direi che tutto questo è un patrimonio della nostra città che va assolutamente valorizzato eh, che sia strategico Ansaldo lo sappiamo tutti perché eh, produce quelle turbine a gas che sono solo quattro le aziende nel mondo che lo producono e una di queste è proprio la nostra azienda. Ancora un altro punto da, da, da sottolineare è il fatto che ha mantenuto nel tempo direi, la cultura aziendale nucleare, che come sappiamo negli ultimi tempi era andata eh, scemando. Quindi per tutte queste cose direi che il futuro industriale della nostra città non può prescindere da avere un'azienda solida ai vertici del mercato mondiale e in un settore strategico qual è quello dell'energia. Grazie. Consigliere Costa. Sì, grazie Presidente. Molti aspetti salienti sono già emersi in sede di discussione generale, quindi non ritorno su questi argomenti. Eh, mi sta a cuore però porre l'accento su una questione particolare, sia il documento illustrativo sia gli emendamenti proposti dalla maggioranza che poi hanno trovato una sintesi ampiamente condivisa e sottoscritti anche dal gruppo di Forza Italia. Pongono un'evidenza particolare che ha la necessità di garantire la presenza del comune nei tavoli istituzionali, in difesa del sito produttivo e, cito testualmente, sostenendo le lavoratrici e i lavoratori di Ansaldo Energia e partecipando alle iniziative volte alla difesa dei posti di lavoro e all'attuazione all del nuovo piano industriale, che sono due aspetti evidentemente complementari. Ebbene, a tal fine esiste uno strumento che io ritengo fondamentale, che ha trovato spazio anche nel testo del documento e sul quale appunto vorrei porre l'accento, che è la, il tavolo tecnico del lavoro che è stato istituito nel luglio del 2022 con un'apposita delibera di giunta, al quale partecipano istituzioni, rappresentanti sindacali di categoria e soggetti privati, quindi tutti i soggetti chiamati fondamentalmente in causa. È uno strumento quindi concreto. Che si riunisce con cadenza mensile e non solo, c'è una novità recente: è stato formalizzato un rapporto costante con l'assessorato regionale alle politiche del lavoro, un'interlocuzione fondamentale attraverso una riunione in forma congiunta con cadenza trimestrale. Ed è un organismo che evidentemente dovrà interloquire in maniera permanente e diretta col governo nazionale che poi è titolare delle reali competenze nell'ambito e nel merito. Quindi eh, un uno strumento di coordinamento della filiera istituzionale ai vari livelli, che su queste tematiche così complesse e importanti è assolutamente determinante. E questo consente anche all'amministrazione di fornire quelle risposte concrete che riguardano il mondo del lavoro e il tessuto produttivo della nostra città, in particolare quello che trattiamo oggi riguarda Ansaldo Energia, ma tutta la materia. Lo strumento quindi esiste, è istituito e potrà svolgere un ruolo importante in tal senso. Confermo a nome del gruppo di Forza Italia il pieno consenso nei confronti del documento che è scaturito da questo dibattito. Un documento sul quale la politica e quest'Aula si sono impegnati, direi, con responsabilità e maturità per, al fine di convergere, appunto, e di trovare la più ampia convergenza su questo importante argomento. Grazie. Consigliere Falteri. Direi che anche noi come gruppo Vince Genova eh, esprimiamo la più ampia soddisfazione ad aver contribuito a emendare questo documento, documento che sicuramente ci si ha visti tutti uniti in una eh, condivisione di quanto sia strategico aiutare e, e collaborare per far sì che Al Sardo Energia possa davvero attuare un proprio piano industriale. Credo che al di là delle divergenze e dei punti di vista e di alcune sfumature, questo non sia sfuggito a nessuno, né tantomeno all'amministrazione che sicuramente farà il possibile per far sì che si vada a vigilare che i finanziamenti impiegati per rilanciare al saldo energia e per far sì che il piano, attuato, il piano industriale venga attuato possano anche essere. Eh, finalizzati a uno sviluppo strategico che la nostra città sta avendo attraverso anche tutta la portualità e la logistica per far sì che le eccellenze, i prodotti di Ansaldo, possano essere eh, fruibili in eh, tutto il mondo, ma soprattutto anche far sì che nella nostra città si possa pensare ad una collocazione di giovani che attraverso la formazione qualificata. Mi fa piacere. Sottolineare come anche il tavolo del lavoro che l'assessore Mascia ha messo in piedi oggi sia stato nominato più volte, perché quel capitale umano che è necessario a portare avanti attività un pochino più manuali, che forse sono anche eh, oggi messe un po' da parte, ma essenziali per quello che è il rilancio della nostra parte industriale, debbano essere correttamente valorizzate e devono avere tutto il supporto di un'amministrazione come questa per far sì che i nostri giovani abbiano l'opportunità di lavorare in un'azienda che è un'eccellenza a livello mondiale, possono farlo a casa loro. Grazie. Consigliere Pasi. Grazie Presidente. Sì, um, io vorrei iniziare questa dichiarazione di voto commentando un attimino la questione dell'ordine del giorno, eh, perché anche rispondendo un po' a quanto è stato detto prima, no, io non mi alzerò a dire che il nucleare è una fonte di energia a zero emissioni. Non lo faccio perché non sarebbe vero, il nucleare ha tutta una serie di emissioni che vengono fatte per la manutenzione, per la costruzione degli impianti e ci mancherebbe altro, noi nell'ordine del giorno non lo scriviamo questo. Però io allora vorrei replicare chiedendo, ma qualcuno si può alzare in quest'aula a dire che esistono fonti di energia a zero emissioni? perché anche tenendo conto, per esempio, di quali sono le emissioni dovute alla costruzione di nuovi pannelli solari, per esempio, mi viene in mente il discorso, per esempio, sulle terre rare, sull'estrazione, sulla eh, distruzione di, interi, di intere zone del nostro pianeta per l'estrazione di questo tipo di materiali, senza considerare naturalmente eh, le batterie a litio e quanto sono inquinanti, oppure l'impatto che hanno le turbine, le, le, le paleoliche sulla... Sull'ambiente che ci circonda quando vengono eh, installate e sui lavoratori che sono coinvolti. Ricordiamo che ci sono tantissimi incidenti sul lavoro, purtroppo, per la, le attività di manutenzione e installazione delle paleoliche. Ma tornando invece alla questione più centrale, io vorrei dire che invece voglio affermare una cosa: invece: senza energia nucleare noi non raggiungeremo mai quella neutralità climatica e quella indipendenza dalle fonti fossili che cerchiamo tanto, ne abbiamo parlato anche recentemente in un altro consiglio della situazione e di quello che ci serve fare, aver deciso di mantenere intatto, inalterato quest'ordine del giorno infatti, è proprio il nostro modo di chiedere a gran voce di raggiungere questo impegno. Certo, sicuramente è più tradizionale che lanciare vernice sui monumenti, però pensiamo sinceramente che sia anche più utile. È utile, e voglio andare invece all'argomento centrale di questo consiglio monotematico, anche ad Ansaldo e ai lavoratori di Ansaldo. Perché noi anzitutto non chiediamo, perché non è questa la sede in cui farlo, che vengano costruiti dei nuovi reattori, non è decisamente quello che cerchiamo, ma invece che tramite la ricerca e lo sviluppo di una nuova filiera italiana del nucleare si vada invece a creare dei posti di lavoro e si vada a creare in questa città quello che secondo noi è mancato negli anni scorsi. E naturalmente questo documento che stiamo andando a eh, votare, oltre a quello che abbiamo già votato sul nucleare, serve proprio a questo, ossia serve a dire che l'amministrazione è interessata allo sviluppo di Ansaldo nella città di Genova, è interessata ai lavoratori di Ansaldo nella città di Genova. Quindi noi chiaramente voteremo convintamente a favore di questo documento. E naturalmente vigileremo ulteriormente su quelle che saranno le attività della Giunta e ne faremo ulteriori, immagino, in questi quattro anni che ci rimangono di consigliatura per chiedere che questo venga portato avanti, naturalmente anche con l'ordine del giorno che abbiamo approvato. Consigliere Amore. Non, sì, siate, allora... non siate timidi, <ride> cioè, è un momento di surplus cioè, sur ciclistico. Allora, no, chiaramente noi voteremo a favore del documento che è stato diciamo, condiviso da parte del, cioè, integrato con gli emendamenti. Diciamo, penso che sia un ottimo risultato l'espressione. Diciamo, a grande maggioranza di questo Consiglio su questo documento perché dimostra la vicinanza nostra, di tutto il Consiglio, di questa amministrazione nei confronti di Ansaldo Energia. Credo che siano stati evidenziati i punti fondamentali attraverso i quali si può muovere questa, il, la politica diciamo, a livello locale per essere realmente accanto alle politiche industriali di questa azienda così importante per il nostro territorio. Credo che sono anche contento che sia stato integrato nel documento quella parte dell'ordine del giorno eh, proposta con primo fermatario, il consigliere Pandolfo, che eh, considerava diciamo, un'integrazione anche di altri assessorati, non solo quello del, eh, del, del lavoro. Perché è vero che ci sono, se è vero da una parte che non è il problema logistico, non è uno dei problemi, primi problemi di Ansaldo in questo momento, grazie appunto alla fabbrica di, di Cornigliano, è vero che però altri sviluppi pensano... In ad esempio, alle aree anti, sotto il ponte attistanti ad Ansaldo, che potrebbero essere di grande interesse, ad esempio, per lo sviluppo di Ansaldo Green Tech. Eh, so che ci sono state in passato delle interlocuzioni in questo senso e penso che eh, in futuro potrebbe essere molto interessante eh, accompagnare l'azienda anche in questo e in questo ad esempio si potrebbe anche intravedere lo sviluppo della Val Polcevera come una Green Valley dove diciamo Ansaldo Green Tech, eh, l'IT e altre realtà potrebbero concorrere diciamo, a far nascere un polo eh, realmente produttivo e anche di ricerca tecnologica nel campo delle rinnovabili. Anche perché devo dire che sono dispiaciuto diciamo, che non sia arrivata una quadra sull'ordine del giorno sul nucleare, diciamo, proposto dai colleghi, perché effettivamente devo dire che la parte sulla ricerca scientifica mi trovava anche in parte d'accordo diciamo, con alcuni aggiustamenti. Tuttavia, devo dire che il, il fatto che non si possa raggiungere lo zero emissioni e diciamo, il bilancio zero sulla, sulla nitride carbonica senza il nucleare, questo è ancora non è del tutto vero, diciamo, è ancora molto dibattuto. Diciamo. Quindi credo che bisogna stare cauti sia in un, in un senso eh, che nell'altro. Ed è, anche, ed è altrettanto vero che le fonti de, rinnovabili hanno un bilancio energetico, un bilancio di emissioni che comunque garantisce quasi lo zero, diciamo. quindi non è del tutto vero che sono comunque impattanti. Eh, le maggiori utility in questo senso si stanno spingendo per avere un bilancio zero questo era un inciso che non c'entrava con la nostra dichiarazione di voto che comunque torna ad essere assolutamente positiva e augurandoci anche che eh, la giunta si faccia poi parte realmente attiva e realmente fattiva in modo da poter essere protagonista all'interno dei tavoli che ci saranno in futuro. Grazie. Consigliere D'Angelo Sì, grazie Presidente, ma il voto del nostro gruppo sarà un voto eh, favorevole, anche perché diciamo che la sconfitta di questo Consiglio monotematico era già stata segnata all'inizio, con gli spalti vuoti. Penso che questa dimensione di non attenzione né da parte dei lavoratori e delle lavoratrici di Ansaldo né della città rispetto a questa discussione in qualche modo debba essere... Un punto di partenza per la nostra riflessione. Lo dico perché ho ascoltato con attenzione le riflessioni delle colleghe e dei colleghi in discussione generale. In alcuni casi ho condiviso, in altri un, un po' meno. Con un po' di ironia mi viene da suggerire di evitare di dire in questa sede che non facciamo paleoliche perché potrebbero esserci incidenti sul lavoro, perché sarebbe un'altra brutta figura per questa istituzione. Ma al di là di questo penso che... L'obiettivo di questo consiglio monotematico fosse quello di arrivare a un punto di sintesi che posizionasse questa istruzione su un elemento di condivisione. Lo dico perché ho ascoltato anche toni critici, a volte anche spunti polemici e interessanti rispetto a questa dimensione di condivisione, la voglio definire eh, così. Ma la cosa che più mi ha inquietato nella discussione è stato il lamentarsi dell'assenza di politica. Perché, quando in una istituzione come questa ci si lamenta dell'assenza di politica, forse una riflessione più profonda tra di noi dovremmo anche farla. Ed è giusto farla forse anche a voce alta. Perché penso che noi oggi affrontiamo questo Consiglio monotematico in questa maniera per un grande tema che non è l'assenza di parole di sinistra, non è l'assenza o la presenza di un eccesso clima di pace, ma è l'inadeguatezza della rappresentanza politica in quest'Aula. E questo penso che sia un elemento di riflessione che riguarda anche il nostro rapporto con la città e quegli spalti vuoti dietro di noi. L'inadeguatezza della rappresentanza e quindi l'inadeguatezza della politica stessa nell'essere riconosciuta come interlocutrice principale di questi processi decisionali e condizionanti della, della vita quotidiana di lavoratori, di lavoratrici, ma in senso lato di tutta la nostra eh, città. E allora in qualche modo penso che bene si sia fatto a cercare una condivisione su un testo che pone tutti noi, l'istituzione, sulla difesa di un'azienda, Ansaldo Energia, che rappresenta un punto strategico per tutti. Lo dico perché spesso quando la politica è debole si vedono processi di assenza di parole, silenzi, quelli che abbiamo ascoltato oggi da questa giunta. Devo dire la verità che nella risposta in qualche maniera al documento illustrativo avrei apprezzato da parte di questa amministrazione più un, diciamo, di un semplice sì o di un semplice no. Ma non tanto per in qualche maniera confortare il lavoro dei consiglieri e delle consigliere, ma in qualche modo per dare risposte a una città che attende risposte da chi deve amministrarla. E allora lo dico perché il rischio spesso è quello di essere accusati di consociativismo quando si arriva a una condivisione. E invece penso che questo. Eh, non sia, è un'accusa che spesso arriva dai portatori di una purezza che poi finiscono di ma per macchiarsi di questo elemento nelle segrete stanze della politica. Non è omologazione della minoranza alla maggioranza? Consigliere D'Angelo... Differenze... Eh, le, le avevo chiesto se ha avuto il tempo per, eh, ah. gliel'ho chiesto prima, Presidente, se avevamo tutto il tempo mancante rispetto al. Eh... No, 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 cioè era, era comprensivo, cioè diciamo 13 purtroppo neanche... Hanno... 13 minuti li abbiamo dispersi noi. 13 no, no. minuti del Partito Democratico li abbiamo dispersi? Dopo l'intervento della logica... Ma dice... ha parlato anche il consigliere Pandolfo. Sì. Eh? Pandolfo e Lodi. Esatto. Pandolfo. Sì, ho, ho, fatto una veri... ho fatto verificare. Eh... Non è un problema. Facciamo di nuovo, no, facciamo arrivo, di nuovo una arrivo verifica. Arrivo continui, no, no, no. continui perché effettivamente hanno non, parlato non due. Problema. No, no, ma continui. Intanto rifacciamo è... una verifica perché avevo fatto fare una verifica. Continui. Non un problema. Non, nessun problema. È il più possibile. Ehm, assolutamente. Solo per dire che oggi il risultato minimo che arriva in qualche maniera in quest'Aula, e lo dico a tutti i colleghi e le colleghe, anche quelli che hanno deciso di votare, diciamo, in maniera difforme, da un voto favorevole, è quello di posizionare l'istituzione comune di Genova rispetto alla difesa del saldo energia. Ma le differenze tra di noi rimangono e rimangono forti, perché penso che per qualcuno ci sia la difesa di un pilastro sistemico, inteso come una struttura aziendale di chi crede in uno sviluppo acritico per alcuni di noi questi processi di crisi invece sono alla base di un sistema che contestiamo nella parte più profonda e il tema dei lavoratori e della solidarietà dei lavoratori divide profondamente le due parti politiche perché per qualcuno i lavoratori e le lavoratrici sono fattori della produzione per altri invece sono in qualche maniera l'identità stessa dell'avanzamento sociale della nostra società sono la differenza sostanziale tra la sinistra e la destra Cosa che in quest'Aula noi purtroppo non riusciamo a mettere in campo come dialettica tra di noi per affrontare al meglio anche questioni che potrebbero dividerci in maniera diversa da quelli che sono stati gli schemi elettorali. Lo dico perché concludiamo questo consiglio monotematico senza forse affrontare in realtà cosa avrebbe potuto fare, cosa deve fare il Comune di Genova anche per strutturare una dimensione generale di discussione migliore di quella che abbiamo avuto oggi. Perché il comune di Genova non è un elemento secondario, non è solamente chi va a bussare alla porta del governo. Certo, è stato citato il caso tedesco dove andare a bussare alla porta si trovava Angela Merkel. Noi troveremo Urso che non sa la differenza tra litio e titanio. E quindi tre mani polsi per capire in qualche maniera anche l'inadeguatezza, spesso, della classe dirigente che guida questo paese. Ma penso che l'inadeguatezza in cui versa tutto il sistema politico, del nostro paese, sia un qualcosa che debba fare riflettere e spingere questo consiglio comunale, uno dei più rinnovati, diciamo così, degli ultimi 50 anni di questa città, a fare un salto di qualità anche nella discussione eh, interna. Lo dico perché prima, quando ascoltavo i colleghi anche della minoranza, spesso mi interrogo sull'adeguatezza di chi siede tra i banchi del gruppo consigliare del nostro partito. Perché non è una questione personale, ma collettiva. Manca un pezzo di rappresentanza, ce lo siamo detti tante volte e lo vedo anche nel nostro gruppo consigliare. Perché in questa sede penso di poter dire, ma non con orgoglio, ma con una condizione, che il gruppo del Partito Democratico sia l'unico gruppo che erede la storia del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici di questa città, ma lo dico con la consapevolezza di avere una inadeguatezza antropologica nella rappresentanza di quel mondo. Ed è un pezzo mancante nella discussione di quest'Aula. Che si sente, ma riguarda tutti i gruppi consigliari. Allora mi appello al Sindaco nella speranza che questo, questo Consiglio comunale si concluda con le sue parole. Perché chi ha l'onere, in qualche maniera, di guidare una città deve essere consapevole delle difficoltà che la politica ha nel dare risposte. Ma i suoi silenzi, Sindaco, pesano più di quelli delle forze politiche. Perché in un sistema ultra maggioritario come quello dei comuni, chi ha l'onere di guidarli i comuni, rappresenta l'istituzione che oggi manterrà una posizione di unità sostanziale rispetto al, alla difesa di un saldo energia. Non le chiediamo di esprimere solidarietà ai 17 lavoratori indagati. Quello lo lasciamo a chi ha la sensibilità per riconoscere in loro attori di una lotta politica di difesa della dignità delle persone. E quello ce lo prendiamo noi come compito, ma lei deve dare a questa città delle risposte risposte che mancano e che quest'Aula oggi la impegna a dare rapidamente Consigliere Pellerano Grazie Presidente eh, anche a nome del gruppo di Liguria al Centro di Giovanni Toti, esprimo il voto favorevole che andremo a, a dare a questo momento di, importante per l'Aula del Consiglio Comunale Genovese e riprendo un po' alcuni temi che sono già intervenuti nella discussione fino ad ora, eh, in dichiarazione di voto. Il tema della coesione, eh, quindi di una città che eh, rispetto ai temi che interessano il mondo del lavoro eh, deve e eh, effettivamente fa essere eh, coesa. E essere coesa con, con, quando ci sono in ballo degli obiettivi eh, che, son, che riguardano veramente la prospettiva delle, del mondo del lavoro, delle famiglie, della presenza anche industriale e diciamo, operaia nel nostro, nella nostra città. Eh, la prospettiva di Genova non può essere solamente quella del, del turismo e dei servizi, ma siamo una città che ha, una, ha e deve avere un tessuto produttivo. Eh, Boh, Tornare a mente la vicenda di Fincantieri, quando Fincantieri sembrava destinata a chiudere lo stabilimento di Riva Trigoso e anche quello di Sestri Ponente, se oggi riguardiamo la storia è stato, è stato importante l'unione che c'è stata a livello locale eh, per difendere un cantiere che ora rappresenta un punto di eccellenza e anche nella strategia della stessa azienda diventa un asset eh, importante e strategico. E quindi, una città che tutta unita anche nella sua componente politica eh, richiama tutte le parti co coinvolte e responsabili, quindi in primo luogo la, le, gli amministratori della società, eh, Ansaldo Energia, ma anche, visto che comunque siamo nel perimetro pubblico, il governo che poi è chi ha più strumenti per, per agire e per muoversi. Per muoversi in un contesto eh, che è difficile, che, che richiede delle scelte non facili. Perché non possiamo eh, non, non, non guardare al periodo medio-lungo e sapere che Ansaldo Energia, per come è costituita ora, per come è focalizzata, è in una parte di mercato che ha delle difficoltà davanti. Perché, comunque, la prospettiva del, del Green Deal comporta che ci sono dei settori che soffriranno più di altri e fare turbine eh, per, per, a gas. È in questo momento un lavoro che, a, al quale bisogna trovare comunque delle prospettive e, e, e lavorare in questo, cioè avere anche la capacità strategica di capire dove andare. Da questo punto di vista, probabilmente il conflitto che, che ora è in corso rappresenta anche un, qualcosa che cambia la prospettiva nel mondo dell'energia e quindi, forse, anche il governo e la, la, la gestione manageriale dell'azienda dovrà cogliere se fra le righe, nei rapporti anche eh, geografici dei, dei, dei partner storici anche dell'Italia, ci può essere margine per eh, individuare anche eh, dove eh, il prodotto di Ansaldo Energia può trovare una, un suo sbocco potenziale. Quindi eh, questo è un, un messaggio che parte da Genova. E, tutto sommato l'Italia è comunque un, un hub dell'energia potenziale, eh, sia anche nel trasporto del gas, perché comunque il TAP, di cui tanto si, si è sentito parlare, rappresenta un ingresso di gas in, Ita in Europa ed essere un, 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 avere il gas vuol dire anche potenzialmente avere le centrali elettriche che producono energia col gas e quindi come dire, guardiamo come siamo collocati in generale, eh, probabilmente nell'energia l'Italia ha un ruolo da giocare, Genova a sua volta non è un comune come tanti altri, Genova è un comune dove hanno sede, Ansaldo Energia, ERG, Axpo, eh, ci sono tantissime realtà, eh, c'è giusto l'IT che ha un potenziale di sviluppo, di ricerca. Guardiamo, noi siamo un hub dell'energia e da questo punto di vista è importante, eh, c'è il porto, c'è il porto che vuol dire l'ingresso di qualsiasi materia e tutto sommato l'energia transita attraverso anche le navi e tra, transita da Porto Petroli. Quando si sente dire facciamo a meno di Porto Petroli non ci si rende conto di che cosa significa comunque avere essere l'hub che approvvigiona le raffinerie del nord Italia, del, de, della Germania, della Svizzera. Ragioniamo in quest'ottica di una città comunque che ha qualcosa da esprimere, che sicuramente in questa sede eh, difende un pezzo eh, importante. Non possiamo dimenticarci in questo che Genova ha avuto un ruolo e ce l'ha ancora oggi anche nell'ambito dell'energia nucleare. E da questo punto di vista... Eh, è un contenuto strategico quello di dire in un, in un momento in cui si deve discutere verso una transizione ecologica, quindi con meno impatto di, di anidride carbonica. Eh, il mondo cresce, se crescono i consumi e, e come dire, ad oggi non abbiamo fonti alternative che consentano di produrre energia senza anidride carbonica, probabilmente il tema del nucleare è strategico. L'Italia ha fatto una scelta, è uscita dal, dal nucleare. Rientrare nel nucleare... Significa una cosa estremamente complessa dal punto di vista di produzione dell'energia, perché vuol dire rimettere in piedi una capacità, come dire, tecnica, ma avere banalmente a valle, avere delle università che formano ingegneri nucleari in numero sufficiente ad avere nel proprio paese e delle centrali nucleari, e avere centrali nucleari, avere degli enti di controllo che abbiano sufficiente personale da controllare delle centrali nucleari. Noi, accanto a noi, abbiamo la Francia, eh, loro hanno fatto un percorso diverso, sicuramente eh, la, la, la situazione è incomparabile. Ma se c'è un luogo da cui ripartire nella riflessione sul nucleare in Italia, si chiama Genova. Perché nel nucleare, nel mondo, ancora un saldo energia è un riferimento. E anche all'estero tanti ingegneri nucleari, che, che sono in giro per il mondo, vengono da Genova. E allora, se, se come paese vogliamo proporci di ritornare a ragionare, non a fare domani una centrale nucleare, perché non è nemmeno serio pensarlo, però se vogliamo ripartire, Genova si deve candidare a essere quel luogo, Genova si deve candidare a riprendere quel luogo che era già suo, non è che dobbiamo chiedere qualcosa che non esiste, noi partiamo da quelli che siamo e quindi opporsi politicamente in maniera pretestuosa a un, a un voto anche su questo tema che non vuol dire facciamo un reattore domani a Genova, vuol dire ci riproponiamo di essere un luogo nel quale si riflette che il ragionamento sul nucleare in Italia si fa anche a Genova. Da questo punto di vista, eh, la proposta di proporre Genova come un luogo di una convention di un giorno, di due giorni sul nucleare, mi sembra una cosa che pur venendo eh, da, da, dai banchi della minoranza, mi sembra un'idea veramente geniale. E da questo punto di vista, secondo me, proporsi... In base proprio a quelli che siamo, alle competenze che abbiamo in città, alle università, alle, ai centri di ricerca, ad Ansaldo Energia, è un modo anche per accreditare la nostra città come luogo eh, naturale dove riprendere un dibattito serio, costruttivo, coeso, però coraggioso sul nucleare. In maniera, e, e da questo punto di vista oggi non difendiamo solamente questa componente che in Ansaldo Energia oggi è una piccola componente che sta riprendendo un suo percorso e probabilmente rafforzandosi. Ma eh, sicuramente siamo nell'ambito di questa discussione e quindi nel nell'anche proporre Ansaldo Energia come un tema importante a livello governativo, questa chiave può essere anche una chiave importante e quindi eh, votiamo favorevolmente sul documento. Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Pongo in votazione quindi il documento illustrativo, così come emendato e integrato. Ah. Ah, no. allora. Prego, consigliere Bertorello. Beh, sì, sì, 11 minuti ne userò molti meno, forse. Oh, che dire? Tante considerazioni. Sindaco, stia buono, aspetti. E eh, avevo la pistola scarica. A cosa serve questo documento che andiamo a votare? Io, lo sapete, nutro scarsissima... Fiducia nella carta. Sono ignorante, ma pratico mi definisco. Quello che conta sono gli atti concreti, è quello che faremo nei prossimi giorni, votato questo documento. Quindi, come posso dire, se non ci sono lavoratori qui, o ce ne sono pochi, ringrazio le sigle sindacali che hanno mandato dei delegati ad ascoltare il dibattito. Al netto della filosofia politica che a me piace studiare, piace leggere, su cui piace interloquire, anche con chi la pensa in maniera, di, soprattutto con chi la pensa in modo differente da me, dobbiamo chiederci perché non è questa la sede, però evidentemente mi chiede lo strumento giusto. È il momento giusto di parlare di un saldo energia? Questo non l'abbiamo scelto noi, cari colleghi, le minoranze, noi siamo a disposizione, il regolamento offre degli strumenti che sono a vostra disposizione. Noi ne prendiamo atto, siamo qui per confrontarci. Io credo che non sia un male assoluto al netto dell'efficacia del documento uscirne con un documento unitario che verrà votato presumibilmente a grande maggioranza, forse con un'astensione, vedremo. però lo abbiamo condiviso, ci abbiamo lavorato. È stato frutto di un percorso politico e anche tecnico di confronto con le categorie, con i lavoratori, con l'azienda. L'importante è che poi serva a qualcosa. E qui subentra la politica. La politica deve vigilare, il Consiglio Comunale, la Giunta, gli assessori competenti, il sindaco prima di tutto. Devono vigilare affinché quello che c'è scritto lì sia cogente, sia reso efficace. La legge non dà strumenti. A differenza in parte della regione che ha un assessorato allo sviluppo economico, un assessorato al lavoro, La regione ricordo a tutti che ha competenza legislativa nei limiti del perimetro e dei confini regionali, Il comune no. Però il sindaco di Genova ha molto potere, questo sindaco di Genova ha molto potere. Io sono sicuro che, come posso dire, vigilerà e denuncerà a tutti i livelli istituzionali, soprattutto ai tavoli ministeriali. Non è il problema, vede Capogruppo D'Angelo, io posso anche convenire con lei, il ministro Urso, c'è stato il ministro Orlando. Guardi, i temi del lavoro o si studiano, si affrontano e si comprendono da mille sfaccettature. La sfaccettatura professionale c'è cioè quella politica, qui affrontiamo con la politica, però eh, non è tanto un problema di colore politico e qui mi collego a quello che abbiamo fatto. E eh no, guardate che quando si parla di posti di lavoro. Ora non mi devo rivolgere ai lavoratori perché poi vengo redarguito, ma li vedo tutte le mattine purtroppo spesso nelle aule di tribunale. Non c'è destra, cioè ai lavoratori interessa e a tutti, perché io stesso sono un lavoratore, qua siamo tutti lavoratori, quasi tutti, ripeto, qui facciamo politica a questo livello prevalentemente per hobby e viviamo prevalentemente di altro, cioè con un mestiere, un'arte, una professione, un'occupazione. O lo abbiamo fatto, questo per chi è già in pensione, per i colleghi diversamente giovani, come l'amico Franco De Benedittis, la, la collega Manara e altri, che guardo con ammirazione, e anche, anche il sindaco di Genova. Però a un lavoratore cosa raccontiamo? Da destra, la sinistra, al nord, il centro, quando perde un posto di lavoro, quando non sa come dare da mangiare ai propri figli, non è demagogia questa interloquisco con loro da vent'anni, della filosofia politica e lavoratori non interessa nulla, allora noi qui l'unica cosa che potevamo fare è quella che abbiamo fatto. E io ringrazio tutti perché questo sia stato possibile. Votare un documento che attribuisca dei poteri che devono poi essere esercitati, ma noi vigileremo anche come Lega. Noi siamo una forza che ha sempre guardato al mondo produttivo, ai lavoratori, agli artigiani, non. Le grandi aziende che hanno, come si, si regolamentano da solo, che hanno, vanno a parlare con i ministri da soli. Non hanno bisogno dell'intermediazione della politica locale, neanche di quella nazionale. L'amministratore delegato di una multinazionale va, dire, va direttamente a parlare col premier di turno. Non gli serve il consigliere Bertorello, il consigliere D'Angelo. Siamo troppo piccoli, abbiamo troppo poco peso e questo è un altro tema dei tanti che, mi vengono in mente, avendo ascoltato soprattutto il suo intervento, consigliere D'Angelo, con ammirazione ma con spirito critico, perché ripeto, con una battuta, se volessi buttarla in cacciara, io cioè, ho capito perché alcuni lavoratori non vi votano più, poi non votano neanche noi, eh. guardi, lo dico, non vanno a votare, ed è un tema, non vengono qui ad ascoltare. Un dibattito interessante, evidentemente, non era il momento opportuno. Io credo su questo ci sia molta aspettativa. Su questo piano industriale, c'è voglia veramente, anche a luce di quello che è successo, di un'indagine a pe... non... Vedremo, però, non di mettere di nascondere la polvere sotto il divano, ma di attendere che si porti una casa dei risultati su cui noi, appunto, dovremo vigilare, dando i poteri con questo documento. Questo è. Secondo me questo deve essere e quindi io non credo questo intervento di dare il sasso e nascondere il braccio di dire lo votiamo perché dobbiamo votarlo, l'abbiamo fatto perché lo dobbiamo fare. Però noi lavoratori, il Partito Comunista al Novecento è un'epoca che è passata, signori. Oh, io sono nostalgico, eh? sono nostalgico, rimpiango la Lega Nord, lo dico a microfoni aperti, rimpiango gli anni Ottanta, Novanta. Non mi piace questo mondo moderno, non mi piace niente, da padre lo dico. Però con questo ci dobbiamo confrontare. La macchina del tempo è rimasta, la Robert Zemeckis, il ritorno al futuro è rimasta lì e noi dobbiamo lavorare con le regole che il mondo moderno ci offre, che sono molto brutte, lo dico ai più giovani. Quindi in soldoni... Non potevamo che fare questo. Io invece credo che oggi, al netto delle nostre diversità, perché guardate, siamo diversi, siamo profondamente diversi. Ma non significa che tra persone diverse si possa trovare una buona sintesi su un tema che non è di destra, né di sinistra, né delle liste civiche. È dei lavoratori, punto, che sono tutti uguali, che devono lavorare per accepire uno stipendio con dignità e poter dar da mangiare. Alla propria famiglia se ce l'hanno, o perché siamo in un mondo moderno, consigliere Bruzzone, dar da mangiare un po' che cavolo vogliono va bene? Quindi votiamo questo documento. La Lega si è adoperata, aveva preparato un ordine del giorno. Ringrazio anche i miei colleghi di gruppo che con me hanno redatto questo documento. Devo ringraziare dal consigliere Gozzi a tutti coloro che ci hanno messo il naso su questo tema. La politica industriale non si improvvisa lo dico anche agli assessori all'assessore Mascia, all'assessore al lavoro siamo a sua disposizione perché la politica industriale è complessa lo ricordo anche al sindaco quindi se c'è bisogno noi ci siamo però il pezzo di carta resta tale, contano i fatti contano i fatti e mi rivolgo anche all'azienda spero che qualcosa arrivi all'azienda di questo consiglio chiedo anche questo che il Presidente si adoperi, perché al management, il sindaco ha detto giusto? Management, management, ma perché lei è di Milwaukee, io sono della costa est, sono della costa est, di New York, di Harlem, ho il fisico di un globetrotter di Harlem. Qualcosa arrivi all'azienda, mi raccomando, se no non è servito a nulla. Grazie, voteremo favorevolmente, grazie a tutti alla se non ci sono più interventi in dichiarazione di voto metto in votazione il documento illustrativo così come emendato e modificato con parere favorevole della giunta si vota Allora, esito, aspettate ancora, non è terminato il Consiglio Comunale. Eh? Esito votazione: documento illustrativo monotematico Ansaldo Energia, così come emendato e modificato, presenti 36, voti favorevoli 35, astenuto 1. Il documento è approvato. Mi chiede adesso la parola il signor Sindaco. Per cortesia, prego. Venite posto perché non, è ancora, non ho ancora chiuso la seduta. Grazie. La porta del sindaco è sempre aperta a tutti quelli che chiedono. Allora, eh, io premetto che da punto di vista personale penso che oggi sia stato fatto un buon lavoro. Eh, ritengo che l'impegno la, che l'amministrazione ha sottoscritto soprattutto diciamo soprattutto assieme all'amministrazione, tutti quanti assieme. Abbiamo avuto per la difesa dei posti di lavoro e per l'aumento dei posti di lavoro in città sia assolutamente sotto gli occhi di tutti, confermato da tutte le aziende che fanno questo tipo di lavoro, dalla Camera di Commercio all'Istat, a tutti quanti. Tant'è vero che negli ultimi quattro giorni sono stati fatti eventi particolari a Genova qui, da ieri, solo ieri quello di Ambrosetti ma anche quello di Repubblica sui top 500 dove è stato dimostrato top 500 del Pandoro, dove è stato dimostrato a tutti quanti cosa, quanto sono stati gli aumenti dei posti di lavoro qui a Genova e in Liguria, quindi un grandissimo lavoro fatto con grandi risultati e caro Consigliere Bruzzone, non sono inclusi i volontari, diciamo che oggi voglio dire non le ha fatto onore questo intervento, proprio zero onore, però i volontari ovviamente non c'entrano in questo tipo di discorso. E ripeto che non ha fatto onore. E vado avanti dicendo che l'impegno sul posto di lavoro è stato veramente grande e i risultati ci sono. Io personalmente in questi sei anni ho vissuto parecchie vicende, beh parecchie no, poi adesso parliamoci chiaro, sui posti di lavoro che crescono le vicende non sono state tante, però ognuna è importante, ciascuna è importante soprattutto per le persone che le vivono. E ne ho vissute almeno 5 o 6 di importanti, a cominciare dalla prima che è stata Ericsson, che vi ricorderete negli anni 17-18. che tra l'altro vabbè, andiamo avanti e, e altre e altre, inclusa quest'ultima di Ansaldo, dove ho, sono parteci ho partecipato assieme ad altri membri della Giunta a tutte le riunioni che sono state fatte, incluso quelle romane. Sono andato a Roma tre volte per parlare di ansaldo e diciamo che la mattina di quel giorno, alle ore nove, io ero in riunione col Presidente Toti e tutti i rappresentanti dei eh, sindacati, quando è stato deciso il. È stato chiuso l'accordo, eh, che poi invece è stato poi ufficializzato da Cassa di Depositi e Prestiti alla sera. Quindi voglio dire, non, non, non ritengo di meritare, ma non accetto assolutamente nessuna accusa di non aver fatto il nostro lavoro, anzi, l'abbiamo fatto bene dal momento che abbiamo ottenuto i risultati. Ma lo stesso è successo in tante, tante del passato. Io penso che in generale eh, la città deve lavorare per il lavoro, è uno dei compiti principali, assieme alla qualità di vita, anche perché il lavoro fa parte della qualità di vita. L'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Certo, se lo facciamo tutti assieme c'è sempre più forza, è ovvio questo. Se, ce lo, se lo facciamo tutti assieme e non ci scontriamo sui dettagli, poi magari definiamo cosa sono i dettagli, ma eh, lo, lo, possiamo, lo dobbiamo fare tutti. E nessuno può dire che soltanto il mio gruppo ha la, la, la storia del lavoro. Questo non è vero, perché il lavoro è stato difeso da tutti, da tutte le parti, ed è stato non difeso da tutti da molti in tutte le parti quindi voglio dire ci sono i buoni e i cattivi da tutte le parti nessuno può rivendicare eh sì caro D'Angelo nessuno può rivendicare questa è solo roba mia è scorretto e poi, e poi soprattutto non è vero e soprattutto non è vero c'erano lavoratori di tutti i tipi ecco, e di tutti i pensieri, di tutte le ideologie un po' come la resistenza stesso tipo di discorso, c'erano tutti ecco. quindi non cominciamo a dire non c'è un padre e una madre, chiaro? Per favore posso finire? Posso finire? Grazie. Non c'è un padre e una madre in queste cose. C'è soltanto la voglia di tutti di difendere il proprio lavoro, ma soprattutto di crearlo per chi ha la possibilità di farlo. E noi siamo qui non solo per difenderlo, ma per crearlo. Perché soltanto difenderlo non serve, si raschia al fondo del barile. Bisogna crearlo il lavoro se si vuole fare veramente beneficio alla città. Ed è quello che abbiamo fatto, stiamo facendo e continueremo a fare. Quindi da questo punto di vista penso che sia stato fatto molto nella nostra città. Per quanto riguarda il futuro di Ansaldo dico soltanto due parole eh, anche dovute alla mia esperienza, che insomma, non, non ritengo che sia abbastanza consistente. Il problema non è la ricapitalizzazione anche se era necessaria, ma necessaria non certo ci dà il futuro. Il futuro ce lo dà il piano industriale. Il piano industriale non lo fa il comune. Non lo fa la regione, non lo fa lo Stato, il piano industriale lo fa l'azienda e se l'azienda non è in grado di fare il piano industriale è lì che c'è il problema ed è questo che va risolto, bisogna aiutare l'azienda a fare il piano industriale, ma non farlo noi, noi non possiamo farlo, noi vuol dire noi amministrazioni, noi pubblico, nulla, lo deve fare l'azienda perché poi lo deve eseguire e se non è in grado di farlo, tantomeno sarà in grado di eseguirlo e quindi sarà di nuovo un altro fallimento, e quindi avremo di nuovo quest'altro ciclo di cose. Questa è la realtà del mondo. Ignorarla vuol dire non solo non capire, ma anche dire il falso nei confronti delle persone che ci stanno a sentire. Il piano industriale lo deve fare l'azienda, dobbiamo aiutarli a fare il piano industriale. E in questo caso, è ovvio, io sono d'accordo con gli investimenti nelle batterie che stanno facendo, nei nuovi sistemi di pompaggio dell'idrogeno, tutto bene, anche nel nucleare, perché il nucleare può venire fuori bene e verrà fuori bene. Ma non dimentichiamo che prima che tutte queste cose diventino business, è necessario che si vendano le turbine. E se non si vanno a vendere le turbine, siamo di nuovo nella situazione di prima. Quindi queste cose vanno scritte bene nel piano industriale, noi possiamo soltanto fare in modo che si vengano, vengano ricordate al management. Ma, management. <ride> Ma se non lo facciamo. E se il management non lo fa soprattutto è un problema grosso, per cui il focus deve essere aiutare il management a fare il proprio lavoro. E ovviamente i lavoratori che devono lavorare assieme al me. Questo è l'obiettivo. Eh, comunque ringrazio tutti voi perché penso che il Consiglio Comunale di Germa oggi abbia fatto una bella pagina. Grazie. Allora, non essendoci più punti iscritti all'ordine del giorno. Dichiaro, dichiaro, chiuso, dichiaro chiusa la seduta e do appuntamento a martedì prossimo. Grazie e buona serata. ragazzi. Ciao. Grazie.